Questo è un caso che è avvenuto molto prima di tutte queste, scoperte scientifiche, è avvenuto negli anni 20, che però, letto con le conoscenze scientifiche di oggi, sembra quasi collimare perfettamente con le scoperte di cui ci sta parlando la scienza in questi giorni. Chi era Paul Amadeus Dinac? L'avete visto sul volantino e poi avete letto una piccola sinossi della sua storia. Paul Amadeus Dinac era un signore svizzero, figlio di uno svizzero e di mamma austriaca, che nasce alla fine dell'Ottocento, 1882-1884. Tutte le informazioni che sappiamo su di lui ci derivano da quello che lui ci racconta nei suoi diari e da quello che chi l'ha conosciuto, adesso vedremo, parlerò anche di lui, dalla persona che l'ha conosciuto di più e che ha tradotto i suoi diari che lui ha lasciato e ci ha raccontato di lui. Nasce in Svizzera, vi dicevo, non proprio a Zurigo, ma in un paese vicino a Zurigo, nel 1884, da una famiglia che è di lingua tedesca. E da giovane si trasferisce a Zurigo, io adesso vi farò vedere delle slide, ve le ho scritte, diciamo, ovviamente non faccio questa cosa di scrivere quello di cui parlo, però siccome ci sono molte date, molti nomi, ho pensato che fissare sulla carta alcuni passaggi, tutte delle date della vita di Dinac, fosse importante, anche per farvele un pochino tenere a mente. Si trasferisce a Zurigo, lui studia, come vi dicevo all'inizio, lettere classiche, studia, è appassionato di cultura greca, di cultura latina, quindi è un uomo di lettere sostanzialmente. Tant'è che inizia a insegnare, diventa insegnante di scuola, ha tuttavia una salute molto molto cagionevole, soffre fin da piccolo di una malattia virale che attraversa l'Europa tra il 15 e il 21, 1915 e 1921, che è la encefalite letargica. È una malattia virale, quindi non curabile da nessun tipo di antibiotico, che aveva l'effetto di portare le persone a degli stati di coma più o meno prolungato per tutta la vita. Cioè era una malattia terminale, nel senso che iniziavi con piccoli comi da 10 minuti, un'ora, 3 ore, una settimana e poi che potevano durare tantissimo, fino a che non ti svegliavi più. Quindi è una malattia che era diffusissima in Europa, noi in Italia ci siamo salvati per via delle Alpi che hanno in qualche modo frenato. La malattia si è diffusa dall'est Europa fino ai Pirenei, quindi diciamo ci ha assaltato un po' l'Italia, un pochino il nord Europa, ma generalmente la Svizzera dove stava lui è stata colpita in pieno. Era quindi aveva una salute molto molto cagionevole e fin da piccolo una persona molto romantica, una persona molto molto sensibile. Si innamora, tenete a mente questo nome, Anna, che è una donna, una ragazza di cui lui si innamora quando era a scuola. È un amore che però è stato molto trascurato perché questa ragazza, oltre a non poter corrispondere l'amore di Dinac, perché il padre, la mamma era morta, il padre la dà in sposa, un uomo molto facoltoso per ragioni economiche, loro non possono, il loro amore in qualche modo va a male, e in più ci si mette anche la tubercolosi, che anche quella è una malattia che ha colpito, ha devastato l'Europa in quegli anni, la uccide poco 2 anni dopo il matrimonio, nel 1909. Questo evento lo sconvolge, lui va all'estero a insegnare per 1 o 2 anni, dopodiché rientra. Un primo attacco di encefalite letargica Dinac ce l'ha nel 1917, quindi su una trentina d'anni. Questo primo attacco di narcolessia dura 14 giorni, quindi lui si addormenta e si risveglia dopo 14 giorni. E chiaramente viene alimentato forzatamente e poi non ricorda assolutamente nulla. Questo è un dato molto importante. Questo primo attacco lui si sveglia e non ricorda niente, come se si fosse addormentato 5 minuti prima. Questa encefalite, questo addormentarsi è un meccanismo del corpo che, per evitare il sovraccarico neurale, induce il coma dell'organismo per evitare danni al cervello. Quindi diciamo la letargia è un'autodifesa del corpo. È come se le cellule del cervello si sovraccaricassero con un elettroshock e si spegne tutto e va in letargia. Il secondo attacco, quello più grave, che poi è oggetto della storia che vi racconto oggi, ce l'ha nel 1921, nel maggio del 21, siamo a metà maggio del 21, e questa volta però questo povero Dinac si addormenta e si risveglia 360 giorni dopo, quindi sta in coma un anno. Viene portato in un ospedale di Zurigo, dove viene anche lì alimentato forzatamente perché tenerlo in vita. La cosa incredibile è che poi lui si risveglia dopo 360 giorni e scopre che la madre è morta. Lui aveva lasciato la mamma a cui era molto affezionato, che era malata, insomma, no, sfortunatissimo ragazzi, perché tra l'energia, poi gli era pure la tubercolosi, quindi non si fa proprio mancare niente.
Lui, il padre non ce l'aveva più, lui rimane solo. Che cosa fa? Una volta ristabilito, comincia ad avere problemi con la tubercolosi, forse contratta a causa di Anna qualche anno prima. Fatto sta che... Benvenuti, ti prego. Dove volete? Qui sono due posti qui davanti, se no lì dietro. E, che cosa fa? La tubercolosi in realtà lo getta ancora più a terra. E i medici mi consigliano, come consigliavano a tutti, di andare giù nei paesi caldi, e quindi parte per la Grecia. Vende tutto e parte per la Grecia. Alla Grecia si stabilisce ad Atene, dove per vivere insegna, comincia a insegnare francese e tedesco. A chi insegna? Insegna ai ragazzi dell'Università di Atene. In quel momento lui inizia a scrivere dei diari in cui lui racconta quello che ha vissuto in quei 360 giorni di coma, perché al contrario della prima volta dove non ricordava niente, lui dopo i 360 giorni si sveglia e ricorda tutto, e dopo ne parliamo. Nel 24 siamo ancora ad Atene, lui dopo l'insegnamento, prima di morire sente che la tubercolosi avanza, sente di non avere più molto tempo, prima di andare via dalla Grecia e di tornare a morire in Svizzera, da tutti i suoi diari, 4 diari che lui aveva composto, stiamo parlando di 800 pagine di diario, di cui i primi 2 parlano degli eventi prima del coma e gli altri 2 degli eventi dopo. Quindi quelli primi 2 sono tutta la sua vita, il rapporto con Anna, la sua storia d'amore, eccetera, e gli altri 2 invece raccontano della storia dopo. Parte dalla Grecia e prima di andare via regala tutti i suoi diari a un signore che si chiama Georgios Papakatsis. Chi era Georgios Papakatsis? Era questo signore qua, era un signore molto importante. All'epoca era solo, nel 24 era solo uno studente di Atene, studiava giurisprudenza ad Atene, nell'università di Atene, e prende lezioni di tedesco da Dinak. Diventano amici, si instaura un bel rapporto tra i due, poi Dinak era solo, quindi l'unica amicizia che aveva era appunto il giovane Papakatsis. Che cosa succede? Nel 24 lui riceve da Dinak tutti questi diari. Dopo essersi laureato all'Università di Atene, lui diventa un personaggio estremamente importante per la Grecia. A parte ha fatto parte dei movimenti partigiani contro i tedeschi durante la guerra, diventa rettore dell'Università di Atene e docente di diritto all'Università di Atene. Ve lo leggo perché le scritte sono un pochino piccole. Ma ancora più importante, diventa proprio negli anni 60 vicepresidente del Consiglio di Stato, quindi un personaggio molto importante della politica e della giurisprudenza greca. E, ovviamente, essendo un uomo così importante, è parte anche di movimenti massonici, cioè fa parte anche di logge e quant'altro, entra in contatto anche con quel tipo di realtà. D'altra parte, quando ricopri certi incarichi a certi livelli è quasi obbligatorio, anche se poi lui con la massoneria entrerà fortemente in contrasto nel momento in cui deciderà di pubblicare i diari di Dinak. Perché lui che cosa fa? Quando li riceve nel 24 da Dinak, Dinak glieli dà dicendo: guarda, esercitati col tedesco. Non gli dice quello che ci sta scritto dentro, dice: guarda, te li do, fai esercitati col tedesco, perché hanno scritto in tedesco. E lui comincia a tradurseli tra il 26 e il 1940, quindi passa 14 anni a tradurre tutta sta roba, la traduce in greco, infatti l'edizione che ho qua è in greco, è quella curata appunto da Papakatsis, traduce questi diari e li termina nel 1940. Tenta di pubblicarli una prima volta nel 1966, quando è vicepresidente del Consiglio di Stato, cioè lui questo tentativo di pubblicazione lo fa nel momento in cui ha maggior rilievo da un punto di vista istituzionale e politico. Gli si scagliano contro tutta la massoneria, i movimenti religiosi, perché quello che c'è scritto dentro questi diari è considerato molto pericoloso. Lui tenta comunque, fa una prima pubblicazione in poche centinaia di copie, tutte a sue spese, e poi tenterà una seconda pubblicazione nel 79, che invece avrà un pochino di più di diffusione perché poi i tempi cambiano. Come dicevo, è stato presidente del secondo dipartimento del Consiglio di Stato e poi vicepresidente nel 1969. Muore nel 91, quindi poco tempo fa. Se voi andate sulla sua pagina Wikipedia trovate tutto il suo curriculum, che è di tutto rispetto, e poi trovate in una piccola nota sotto tutte le pubblicazioni giuridiche e costituzionali: curò l'edizione dei diari di un certo Paul Amadeus Dinak, che è appunto
l'edizione di cui, la cosa di cui parliamo oggi. Queste sono tre delle quattro edizioni. La prima è del 66, non ce n'è traccia, nel senso che è una, non sono riuscito a trovare una copertina che ne parli, perché le copie furono talmente poche che non ebbe nessuna diffusione. Questa è quella del 79, che è una ristampa del 66, poi c'è questa del 2001, che è esattamente la copia di questa, e poi nel 2016 un Sirigos, Achilles Sirigos, che è un giornalista greco ateniese, ha pubblicato una versione ridotta, ma in inglese, quindi accessibile per un pubblico più ampio, dei diari. In pratica è metà, esattamente metà dei diari originali. Che è successo ai diari originali? Perché questo è in greco, questo è in inglese, ma quelli in tedesco dove sono finiti? I diari di... questo lo racconta Papazis nella prefazione. Racconta tutto il suo rapporto con Dinak, come l'ha conosciuto, il rapporto che c'era tra loro due, e racconta anche che un giorno durante, nel 44, durante la guerra, durante l'occupazione nazista, lui era in una casa dei partigiani insieme a partigiani e soldati greci. I soldati greci a un certo punto si accorgono di questi diari che lui conservava, perché poi lui l'aveva fatti anche un po' girare per avere opinioni degli altri. Si accorgono di questi enormi contenuti, di questi diari, tutti in tedesco, si insospettiscono, perché sono in tedesco, pensano che sia una spia o che ci siano informazioni, e li sequestrano. Da quel momento la copia tedesca, che era quella originale dei diari di Dinak, si perde. Noi ad oggi abbiamo soltanto l'edizione, che è la traduzione greca dei diari, e la testimonianza di Papazis, che è appunto la... che ci racconta quel testo. Sono diari estremamente difficili da leggere, perché sono tradotti come sono scritti. Immaginate un diario che non è fatto per la pubblicazione, è un diario che vi scrivete da soli, è un diario in cui vengono citati nomi, fatti, senza dare, cioè dando per scontato che chi legge sa quello che c'è scritto, quindi non è che non sono fatti per essere letti. E quindi hanno questo grosso problema che la... Prego, venite, qui ci sono due posti qua davanti, se volete. Sono appunto diari fatti per essere letti e non per essere... pubblicati. Ora, questi diari, adesso io, oltre alla narrazione della storia, ho cercato, per dare un po' di valore aggiunto a quella che generalmente è la ricostruzione dei fatti di questa storia, ho cercato anche di darvi, di inserire nella presentazione degli estratti dei diari di Dinak, proprio perché volevo farvi leggere attraverso le sue parole, tradotte da me, chiaramente dal tedesco, confrontando la versione greca, quindi cercando di fare un po' dall'inglese con la versione greca. Quindi questi sono degli stralci dei diari, non sono cronologici, ma a seconda degli argomenti che andiamo a toccare è interessante. Vi leggo alcuni stralci di questo, che secondo me è molto importante. Qui Dinak si rivolge a se stesso, alla persona a cui in futuro sarebbero potuti venire in mano quei diari, cercando di dirgli che la sua non è stata un'esperienza immaginaria, ma è stata un'esperienza vera. Qual era l'esperienza di Dinak? Dinak, nel momento in cui, in quei 360 giorni, quando si risveglia, ricorda di aver vissuto nell'anno 3906. Ricorda tutto di quell'anno, ricorda di essersi svegliato in un ospedale, in un corpo di un'altra persona, che era un certo, adesso vediamo, un ragazzo di nome Andreas Norton, e ricorda però tutto. Vive 360 giorni in quell'anno, raccoglie tante informazioni non solo sull'anno 3906, ma anche sui 20 secoli precedenti che ci separano da quell'anno, perché tra noi e lui ci sono 20 secoli di distanza. Immagina la stessa distanza che c'è tra te e l'anno zero, no? 2000 anni esatti. Lui ci dice: puoi fare tutte le supposizioni che vuoi su di me, ma quello che vorrei davvero, davvero trovare è il mio manoscritto originale, che ho scritto quando ho vissuto nel futuro. Eh sì, perché lui, il diario, questo è il secondo manoscritto, è il secondo diario che lo scrive, perché il primo diario lui lo scrive quando sta nel 3906, nel corpo di un altro. Lui descrive tutto quello che ha visto. Il problema è che quando poi si risveglia nel 1920, dopo il coma, quel diario lui non ce l'ha più. E infatti nel 23 si comincia a riscriverlo, cercando di ricordare, mentre molte cose le erano perse, ma la maggior parte delle cose lui cerca di ricostruirle. Questo è ciò che mi ha costantemente confuso. Cos'è successo a quel diario? Mi ci è voluto un bel po' di tempo, quasi un anno e molte notti di sonno per finirlo. Con vera gioia e genuina passione ho messo sulla carta ogni singolo dettaglio di ciò che avevo vissuto durante ogni giorno del futuro. Il ricordo di Andreas Nordham, nel cui corpo io ho vissuto, e dei miei manoscritti, il diario, che mi sono lasciato alle spalle, mi brucia nel profondo del cuore.
devo a tutti i costi ignorare questi pensieri inquietanti nella mia mente, la convinzione che nulla è veramente irreversibile in questo universo e che non abbiamo il diritto di misurare tutto con le capacità limitate della nostra mente umana. E poi fa una battuta, dice, ma alla fine di che mi preoccupo? Arriverà un giorno, tra un paio di migliaia di anni, in cui un certo Andreas Nordhammer si sveglierà in un ospedale e scriverà quei diari. Qui voi già un po' intuite che l'esperienza che ha vissuto gli ha lasciato un po' qualcosa, una percezione nuova del tempo, dello spazio, che per un uomo degli anni 20, figuriamoci nato alla fine 800, figuriamoci uno di cultura classica, quindi non scientifica, era effettivamente insolita. E poi aggiunge, nel mio caso non ha nulla a che fare con l'ispirazione o la creazione, intende la creazione letteraria. Non sono mai stato benedetto con tali doni, cioè non sono un buono scrittore, e non puoi perdere ciò che non hai mai avuto. Il mio caso è quello di un viaggiatore che non ha mai parlato delle sue avventure e che ha finalmente deciso di rompere il suo silenzio. Questo perché quando lui si risveglia nel 1922, dopo l'anno di coma, lui non dice a nessuno quello che è successo. Nessuno l'avrebbe capito, non lo dice a nessuno, non lo dice neanche a Papazis. Però Papazis, nella prefazione del libro, che è molto bella, vi invito a leggerla, almeno nella versione inglese, racconta che parlare con Dinah era un'esperienza affascinante, perché non era un uomo di grande cultura, pur avendo interessi classici, però era un uomo di una curiosità infinita e parlava spesso di popoli extraterrestri, di altri mondi, di pluralità di pianeti, parlava di un livello di coscienza nuovo che l'umanità dovrà acquisire nei prossimi 20 secoli se vorrà sopravvivere. Insomma, parlava di cose che effettivamente non fanno parte del bagaglio culturale di un uomo degli anni 20, o se non uno che sta in certi ambienti. E lui poi insiste, dice, sono completamente solo al mondo, quindi chiunque tu sia, tu che in qualche modo un giorno finirai con i miei manoscritti, finirai, scusate la traduzione fatta un po' di corsa, sii mio amico e ascoltami, non ridere e non prendermi in giro, sono stato messo a dura prova nella mia vita, tutto ciò che hai letto l'ho visto con i miei occhi, l'ho vissuto e l'ho toccato. Questo lo scrive nel 1923. Vi dicevo che Dinah a un certo punto si sveglia nel 3906 nel corpo di un ragazzo di 28 anni chiamato Andreas Nordhammer. Questo Andreas Nordhammer era uno scienziato che nel 3906 ebbe un incidente su un Linsen. Adesso tra poco comincerete a sentire tutti i termini strani che lui praticamente prende dal futuro, termini con una lingua tra l'inglese e il sassone e lo scandinavo, questo poi adesso vi spiegherò perché. Quest'uomo nel 3906, Andreas Nordhammer, ha un incidente a bordo potremmo chiamarlo un velivolo volante, un drone, oggi già stiamo sperimentando queste macchine che volano, no? Ha un incidente molto grave che lo porta quasi vicino alla morte, viene portato in un ospedale, sempre nel 40 secolo ovviamente, viene messo in ibernazione per evitare danni al cervello, poi viene rianimato, quando questo si rianima la coscienza di Andreas Nordhammer non c'è più. Nel corpo di Andreas Nordhammer c'è la coscienza di Paul Dinah. Questo sconvolgerà non solo lui che si sveglia in un corpo che non è il suo, ma sconvolgerà anche i medici del futuro, i quali lì per lì non capiranno il perché di questo fenomeno, non riusciranno a spiegarselo. Nordhammer, uno scienziato appunto che visse, vivrà, anche qui è difficile usare i tempi visto che rispetto alla narrazione sua è un visse, ma rispetto alla nostra è un vivrà. Questo scienziato ha un incidente, come ho raccontato, molto grave, e quando si risveglia la sua personalità è completamente sovrascritta da quella di Andreas Nordhammer. Questi disegni che ho inserito li ho trovati su un sito che ha un bravo fumettista che ha in qualche modo cercato di raccontare anche visivamente, l'ho fatto anche per alleggerire un po' la storia, però sono fatti molto molto bene. Dinah insiste aggiungendo alcuni dettagli su questa sua esperienza, dice, tu puoi dare, sempre rivolgendosi al lettore, qualsiasi spiegazione che ti si addice meglio, che sia medica, scientifica o qualsiasi altra cosa, io l'accetterò, solo non venirmi a dire che ho avuto un sogno e che tutto questo era frutto della mia immaginazione, perché ti saresti sbagliato, ci sono cose che la mente umana non conosce ancora e non comprende, solo se qualcuno si mettesse nei miei panni potrebbe sentire la mia assoluta certezza. Dio sia il mio testimone, dico Dio perché lui solo può vedere il profondo della mia anima. Poi lui era molto religioso, no, però insomma era comunque devoto, anche se non osservante. E lui sa quanto rispetto e adoro il suo nome.
ascoltami, la verità non può essere nascosta, i segni sono innumerevoli. Lui dice, poi ve l'accorgo, dice, se io avessi sognato e fosse stato solo un sogno al mio risveglio, perché c'è anche questa ipotesi, no, mi sono svegliato, ha sognato tutto quello, quell'anno vissuto. I sogni, diciamo, durano ben poco, insomma, non avrei quel ricordo così dettagliato di 800 pagine di diario con tutti quei nomi e tutte quelle cose. Dice, non è stato sicuramente un sogno, qualcosa mi è successo, non ho idea di cosa mi è successo. Northam guidava appunto un Linsen, questi in rosso che vi segno in corsivo sono abituati un po' a dei termini che Dinah non sa tradurre, cioè li prende come stavano nel futuro e li traduce. Il Linsen è un tipo di macchina volante a posto unico, immaginate un po' uno dei droni che oggi stanno progettando e che stanno per mettere sul mercato, le macchine volanti, no? E ha un incidente grave, viene trasferita all'ospedale Molsen, anche questo è un nome di un ospedale importante che tra l'altro stava in Italia, perché poi adesso come vi spiegherò la gran parte degli eventi si svolgono in Italia, in Europa, nel nord Europa e vicino alla Grecia, nella Macedonia. Smette di respirare, viene posto in ibernazione, anche questa è una pratica che non so quanto fosse conosciuta sinceramente negli anni 20, la pratica di ibernare per salvaguardare il degrado cellulare del cervello, giusto in tempo per consentire ai medici di rianimarlo. Riprende conoscenza, è disorientato, non riconosce il luogo in cui si trova Northam, perché c'è Dinah dentro al suo corpo, nessuno dei medici sembra comprendere la sua lingua, e questo è il primo problema, perché Dinah si sveglia e parla tedesco, ma nel 3906 il tedesco, come lo conosciamo noi, non lo parla più nessuno. La lingua maggiormente parlata in tutto il pianeta è, e poi vi dirò il perché, un misto tra inglese e lingue scandinave, un anglosassone scandinavo. Quindi alcune parole sembrano più inglesi, alcune parole sembrano scandinave, alcune parole non sembrano niente, tipo Linsen, per cui lui le traduce come sono. C'è però un medico, uno dei più anziani nell'istituto Molsen, che si avvicina a lui perché riesce a capire, perché la prima cosa che lui si sveglia fa mut, mut, mamma, mamma, perché lui si addormenta, lui quando è andato in coma stava a casa e aveva la mamma nell'altra stanza ammalata, quindi la prima cosa che si sveglia è chiama la madre, che invece è rimasta nel XX secolo. Parla tedesco, questo medico che riesce un pochino a spiccicare qualche parola con lui, e insomma riescono a iniziare una piccola conversazione. Durante la convalescenza Northam a un certo punto osserva la sua immagine nello specchio e non si riconosce, perché appunto Dinah non riconosce il suo corpo. Qui c'è una piccola descrizione del diario, un'altra pagina del diario in cui lui dice appunto, tra le vertigini della febbre ricordo di aver visto come in un sogno uomini e donne che mi stavano sopra la testa, ero consapevole della mia situazione, cioè sapevo di essere malato e pensavo che mi avessero trasferito in città più grande, cioè lui pensa di stare ancora nel XX secolo, malato di tubercolosi o di encefalite, e che tutte queste persone fossero medici e infermieri. Poi invece si accorge che intorno a sé l'ambiente è molto diverso, ci sono delle luci, degli ambienti luminosi, tutte pareti a vetri, insomma un ambiente molto futuristico, se vogliamo, e lui capisce, la gente è vestita, ecco perché sono vestiti così, l'ambiente intorno a me sembrava completamente diverso, sconosciuto rispetto a quello a cui ero abituato. No, non può essere un ospedale. Poi vabbè, lui continua a fare una descrizione di questo ambiente, ricordo sentiva un'aria di primavera, sentiva delle melodie molto belle che venivano da fuori dall'edificio, che assomigliava ad una preghiera cantata dalle voci di bambini. Poi lui adesso ci racconterà un po' tutto com'è questo futuro, questo XX secolo, tutti i punti di vista, anche artistico. Un altro pensiero folle mi passò per la mente, lui dice, quando era ancora a scuola, questo è interessantissimo, dice, quando era ancora a scuola avevo letto che la nostra amata Terra potrebbe non essere l'unico pianeta dell'universo. Ma ho escluso questa possibilità dopo aver ricordato le persone che ho visto in piedi sulla mia testa. Erano umani, erano della nostra stessa specie e avevo anche intravisto la familiare luce del nostro cielo terrestre. Cioè lui quasi quasi lì per lì pensa addirittura di essere stato, tra virgolette, rapito da extraterrestri. Considerando che questa roba è scritta, insomma, nell'epoca in cui è scritta, fa un po' abbastanza impressione. Tutti questi pensieri aggrovigliati e confusi dominavano la mia mente stanca ogni volta che in qualche modo aprivo gli occhi. Poi lui continua, insiste a dire che il corpo non è il suo. Northam in realtà era un personaggio, ripeto, importante, perché era uno scienziato molto giovane che lavorava insieme ad altri colleghi che poi di fatto si prenderanno cura di Dinah. Lui appena non riconosce nessuno dei suoi amici, non riconosce i medici, parla la lingua straniera che non comprende, soffre anche, ecco questo è un dato molto interessante, forse è quello più incredibile di questa storia, tra le tante cose che sentirete la cosa più incredibile è il fatto che Dinah, Northam, soffre di un'insonnia, non riesce a dormire, non riesce ad addormentarsi e soffre di un'insonnia acutissima
I medici spiegano questa cosa con l'incidente che ha avuto, con col sovraccarico neurale che ha avuto e che forse ha portato a Nortam a dimenticare la sua personalità. Mentre il corpo di Dinak nel XX secolo è in coma, quello di Nortam nel futuro rimane costantemente sveglio. I medici del futuro lo esaminano in modo approfondito, ma non riescono a spiegare il fenomeno e lo ritengono una conseguenza del periodo. Tra l'altro loro a un certo punto parlano di xenoglossia, perché il fatto che un uomo si svegli da un coma e parli una lingua diversa è un fenomeno che oggi la scienza spiega con termini xenoglossia. Quante volte capite sentire, non so, chi si, magari si approfondisce certi argomenti, persone che si svegliano da un coma e parlano greco antico. Magari gente che fa, non l'ha mai studiato, oppure parla, che ne so, cinese mandarino di una piccola regione mai... Questo è stato spiegato oggi in tanti modi, chiamato xenoglossia, cioè il parlare una lingua aliena, nel senso non la tua. Alcuni lo spiegano per esempio con forme di reincarnazione, il fatto che in quel momento la tua coscienza non è la tua ma è quella di un'altra persona, magari una tua futura incarnazione, non so quanti sono pratici un po' di questi argomenti, però è una delle tante spiegazioni che vengono date. Altri hanno altre spiegazioni più tra virgolette razionali naturalmente, però fatto sta che loro per il momento la chiamano xenoglossia e quello che fanno è cercare di indagare perché Nortam abbia questo comportamento, cioè il fatto di non ricordare chi sia, tant'è che gli mettono vicino un migliore amico d'infanzia che è Stefan, anche lui uno scienziato, che però anche lui non viene riconosciuto. Il dottor Jäger, un altro nome che sentirete, era invece il professore, il mentore di Nortam nel futuro, e quindi cerca insomma di mettergli vicino delle persone che stimolino i suoi ricordi. Addirittura a un certo punto gli metteranno vicino la persona, un giovane che stava con lui al momento dell'incidente, che l'aveva soccorso dopo l'incidente, per cercare di stimolare i suoi ricordi. Insomma, nel futuro non si vogliono arrendere all'idea che quello non sia Nortam, cercano in tutti i modi di spiegare, di far riemergere la personalità di Nortam, che però non riemergerà mai per tutti e 360 giorni, rimarrà sempre quella di Dina. Chiaramente gli dicono di un'altra pratica che si usa in psicologia, quella dice ok, fai un diario, scrivi quello che vedi per cercare di mettere a fuoco i tuoi ricordi e cercare di far riemergere la sua personalità, ma quello che vedono appena inizia a scrivere, che non è la scrittura di Nortam, Stefan la conosce anche la sua ragazza, che la sua ragazza era, si chiamava Silvia nel futuro, era la ragazza di Andreas Nortam, ma che lei non riconosce nulla di lui perché non è lui, si accorge che non è la sua personalità, non è la... oltretutto lui ha anche difficoltà a parlare perché lui parlava tedesco, quelli parlavano una lingua diversa e lui appunto ha difficoltà a farsi capire. Che succede? Viene dimesso dall'ospedale e viene portato in un resort, adesso cominceremo anche a vedere un po' quest'Italia del futuro e questa Europa del futuro come è configurata. Viene portato in un resort del nord Italia vicino Como. Allora, alcune città del futuro, cioè alcune città oggi presenti, nel futuro non esisteranno più, per esempio Roma non esisterà più, conosciuta come Roma, però alcune città, generalmente le più piccole, esisteranno ancora con i nomi di oggi, alcune verranno ribattezzate, per esempio Como, adesso vi metterete da ridere, Gallarate, Bellargio, Salerno, alcune città mantengono i nomi, altre Roma no perché viene distrutta, adesso ne parliamo, da un evento che però accadrà, è accaduto dal punto di vista di Nortam, ma molti secoli prima. Gli mettono vicino appunto delle persone per cercare di far riemergere i suoi ricordi. Nel frattempo fanno di tutto per informarlo e lo informano di quello che è accaduto nei 20 secoli precedenti. Allora, non solo gli danno dei libri cartacei, perché erano le cose a lui più familiari, ma gli danno anche altri strumenti tecnologici che adesso andremo a vedere, cose che negli anni 20 o anche negli anni 60 non esistevano. Per esempio una cosa si chiamerà Reigenswage, che è un misto di tedesco e scandinavo, è un, come lo descrive lui, sostanzialmente è una camera olografica, perché lui dice: io quando entro in questi Reigenswage, a un certo punto intorno a me tutto sparisce, si formano delle immagini, si formano degli ambienti che io posso vedere e toccare, e anche se io mi sposto nella stanza l'ambiente cammina intorno a me, che è un po' come il punto ologramma di Star Trek, se qualcuno ha un po' di familiarità. Effettivamente lui lo descrive molto bene, non ci capisce niente su come funziona, dice però è una cosa bellissima, tant'è che lui questa cosa, perché là dentro loro conservavano, era una specie di archivi visivi della storia, perché lui là dentro vede tutto quello che è successo nei 20 secoli precedenti. Eccolo qua, Reigenswage, scritto così, sono appunto speciali camere olografiche tridimensionali che vengono usate per insegnare la storia ai bambini. Poi vedremo anche come insegnare la storia ai bambini, in un modo un po'... A lui non gli piace molto come insegna la storia ai bambini, dopo vi accederei perché.
Fatto sta che però esistono anche versioni cartacee simili ai libri, esistono anche libri digitali, perché a un certo punto lui dice mi hanno dato dei libri che parlano da soli, che tu scegli cosa vuoi sentire e il libro parla e ti racconta quello, poi non riesci a dargli un nome, c'è libri che parlano da soli. Noi li chiamiamo ebook o quei libri di o audiobook, no? Che succede? Anna, appunto, come dicevo, è importante perché inizia la storia di Dinak con Anna, con la morte di Anna, anche se poi in realtà il coma viene parecchi anni dopo, però poi finirà anche con Anna, perché Anna, per Anna lui ha un amore incredibile, la loro storia termina in modo molto, molto crudo, molto doloroso per lui. Poi lui, se leggete i diari, è un uomo molto romantico, ma è come un uomo dell'Ottocento. Quasi ti fa venire quasi il diabete da quanto è, perché Anna, quando siamo andati sulla collina con Anna quella sera, cioè magari sta vedendo delle cose bellissime che per noi, però è perché come Anna, insomma, ogni tanto ricomincia la stessa storia di Anna, che effettivamente è proprio il tipico uomo dell'Ottocento, che è romantico, poi lui era molto. E quindi insomma questa cosa lo segna moltissimo. Fatto sta che lui in futuro fa un transfert tra virgolette emotivo su un'altra donna, che era la donna di Northam, con la quale Northam non aveva ancora un ottimo rapporto, invece poi con lui migliorerà fino alla fine, quando poi scopriamo che il rapporto si rovina, perché lei, non sapendo che lui in realtà non è Northam, lui in qualche modo la sta ingannando. Fatto sta che ricordatevi un po' questo triangolo Northam-Anna-Silvia, perché in effetti attraverserà, è molto presente nei suoi diari, lui ne parla spesso. Ora, la cosa più interessante leggendo questi diari è il fatto, la prima cosa che emerge, che mi fa venire in mente, è che emerge una diversa concezione del tempo. Perché lui quando arriva lì, la prima cosa che fa, ma com'è possibile che sia successo? Non se lo spiegano manco nel 3106, figuriamoci lui. E loro gli dicono, guarda, neanche noi sappiamo com'è possibile che sia successa una cosa del genere, però devi sapere che il tempo non è come lo immagini tu. E più volte nei diari gli raccontano che il tempo, l'uomo scoprirà che il tempo non è lineare. Il tempo non è una linea su cui tu ti sposti dal punto A al punto B al punto C, passato, presente e futuro. Il tempo è un punto. Tutti i tempi, passato, presente e futuro, coesistono nello stesso momento in tutti gli spazi. È un concetto assolutamente inconcepibile per noi, perché misuriamo il tempo come misuriamo lo spazio, quindi con un avanti, un indietro, un sopra, un sotto, no? I viaggi nel tempo della fantascienza sono tutti strutturati così: vado avanti, cambio, vado indietro, cambio il futuro cambia con un'altra dinamazione, ma lo vediamo sempre in modo lineare. Invece lui, appunto, gli viene spiegato più volte che il passato e il futuro coesistono nello stesso momento. E in un dialogo tra Jäger, che era il maestro, diciamo il mentore di Northam, e Dinak, che dice, sei assolutamente sicuro? Gli dice Jäger, ad esempio, che al momento in cui sei andato a dormire, come dici tu, Andreas Northam non esisteva ancora? Scusate il verbo, che qua tradotto male. E sei assolutamente sicuro che proprio in questo momento tua madre abbia smesso di esistere? Cioè lui sta dicendo, ma tu sei sicuro che c'eri tu nel 20 e ora ci sei Northam nel 3106? Dopotutto, qualunque cosa sia accaduta, è già accaduta prima, gli dice Jäger. La storia si ripete, prova a leggere tu tra le righe, guarda sotto la superficie di semplici eventi. Ha fatto un'allusione ai nuovi brillanti sentieri che porteranno a estinguere la sete del desiderio dei secoli, questo poi dopo ne parliamo, e all'alleviamento del dolore metafisico dell'umanità. Tuttavia non sono del tutto in grado di sapere se ho capito bene tutto ciò che quest'uomo saggio mi ha pazientemente insegnato. Siamo noi, dice, a passare, non il tempo. Noi, le creature umane, con il nostro breve destino biologico, andiamo e veniamo, la dimensione della profondità ci sfugge, le nostre antenne, quelle chiaramente psichiche, hanno una capacità molto limitata, formano solo impressioni soggettive che sono totalmente irrilevanti per la vera e oggettiva grande realtà, che è il summit. Anche questa è un'altra parola che è fondamentale per capire come questi nel futuro ragionano. Per loro il summit è un po' come per noi oggi è Dio, è una realtà onnipresente e onnicompenetrante. Tutto ciò che esiste è summit, è l'unione di tutte le cose. Ma non è Dio, in senso religioso, è un po' come il grande spirito per l'Unione d'America, è quella cosa che tutto compenetra, in cui tutti noi siamo. E secondo loro è il summit, questa unità fondamentale che penetra tutte le cose, a rendere possibili fenomeni come quello dello slittamento di coscienza, come lo chiamano di Dinak, perché poi a un certo punto loro dicono che quello che ti è successo per noi è uno slittamento della coscienza, cioè nel momento in cui a Northam nel futuro è andato in coma, la coscienza, l'anima si è staccata dal corpo, come avviene d'altra parte, come è riferito da tanti casi di gente che ha esperienze di premorte o NDE,
in quel momento la tua coscienza, che era in coma, non nel passato, ma probabilmente nello stesso punto del tempo, si è sovrapposta a Northam. Perché proprio a lui e non un altro? Questo lui non lo sa, lui pensa che Northam sia una sua futura incarnazione. E quindi dice, è a lui che mi sono agganciato perché ero e sono io nel futuro. Insomma, sono cose difficili da comprendere per noi, d'altra parte ancora oggi non ci spieghiamo il fenomeno della reincarnazione, anche se poi è studiato scientificamente in tante università da fior fior di professori. Ci sono casi di bambini che ricordano vite precedenti, ormai non si contano più, e sono studiati, ripeto, a livello scientifico. Quindi è un fenomeno anche questo che secondo me è molto interessante. Ne salto qualcuno, però quello che lui dice è che non c'è soltanto un problema di diversa concezione del tempo, ma anche una diversa concezione dell'esistenza. Mi ha detto, era così che era diviso e definito, lo so, il passato, il presente e il futuro, ma non lo dividiamo più così, gli dice. Ora sappiamo che la vita è una come il mondo, un'entità unica, un'essenza, la realtà è fluida e l'ambiente della nostra vita, incluso in noi, è una piccola suddivisione del summit. La realtà è tutto e nulla di ciò che esiste in esso può mai essere perso. Niente di ciò che esiste si perde nell'universo. Marco Aurelio diceva una frase bellissima, l'imperatore, diceva exo tu cosmo tu apotanonu pittei, diceva ciò che muore non cade al di fuori dell'universo. L'aveva capito Marco Aurelio 2000 anni fa, e loro vivono secondo questa convinzione. E poi mi ha parlato anche, gli parla anche di reincarnazione, di vite, di ritorno, di vite passate, eccetera. E questo è l'articolo che ho trovato proprio oggi, guarda caso, era un articolo che riprendeva gli studi di una certa Elis Kral, che è un professore assistente di storia e filosofia di scienze a New York, che sta ricostruendo alcuni passaggi degli studi di Einstein e di Heisenberg, appunto sull'entanglement quantistico, però applicato al tempo, quindi la possibilità che non solo due particelle fisiche siano in relazione al di là dello spazio, ma che lo siano anche al di là del tempo. Quindi tempo e spazio diventano due cose che sostanzialmente non sono determinanti nell'interazione degli oggetti. Questo oggetto qua è in connessione in questo momento con la più lontana stella della più lontana galassia dell'universo, solo che io non lo so, non lo percepisco perché vedo separazione, ma in realtà a livello più basso, più profondo, tutto è unito, connesso. E correlato e connesso. E questo è, diciamo, il significato filosofico più profondo di cui gli parlano questi nel 40° secolo. Come ci arriviamo però a questo 40° secolo, che sembra così bello, però anche dei suoi aspetti meno positivi? Northam sì, gli piace, dice indubbiamente abbiamo fatto grossi progressi, però secondo me qualcosa ce lo siamo perso per strada, però abbiamo anche guadagnato molte. Come arriviamo a quella concezione dell'universo e delle cose? Ci arriviamo attraverso un passaggio storico molto doloroso. Lui, Miyazaki Suake, vede la storia dell'umanità dal XX secolo fino al XL secolo. Chiaramente non può studiare 20 secoli di storia in pochi giorni, vede gli eventi più importanti, vede quelli più rilevanti del XX e XXI secolo. Poi adesso vi farò anche vedere come loro dividono la storia. La nostra epoca per loro è preistoria, non è manco storia antica, noi siamo nella preistoria. La loro storia antica inizia nel 2396, quindi noi siamo ancora nella preistoria. Per arrivare a quella visione dell'esistenza così compenetrata negli individui, perché noi capiamo, tutto è uno, è un concetto che noi tutti capiamo, ma lo capiamo a livello intellettuale. Questa gente nel 40° secolo ha capito che tutto è uno non è soltanto un'idea, ma è un modo di vivere. Vivono così, vivono in base a quel principio, quindi l'hanno interiorizzato a tal punto che non è soltanto una filosofia, è proprio un modo di essere. Ma per arrivare a quello l'umanità passerà attraverso 20 secoli di disgrazie assolute, e il 20° e il 21° secolo, che sono quelli che stiamo vivendo noi, sono quelli che lui ci descrive in modo anche abbastanza dettagliato, anche se loro gli impediranno di vedere alcuni fatti particolari del XX secolo, quelli più vicini a lui, perché avevano pure, glielo dicono, che la conoscenza di questi fatti avrebbe potuto in qualche modo, una volta che lui fosse tornato indietro, alterare in qualche modo il passato, perché non erano certi che questo avrebbe avuto. Quindi gli danno delle informazioni che, tra l'altro, adesso le leggeremo insieme, è veramente la fotografia non del 1920, ma neanche del 1960, è la fotografia di oggi. Anzi, di quello che stiamo vivendo.
innanzitutto nel XX e nel XXI secolo il dominio del continente europeo, dopo la Grande Guerra, lui parla della prima, cede il passo al dominio degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti diventano, diciamo, la potenza mondiale principale, viene data estrema importanza allo sviluppo tecnologico. Ecco, questi sono secoli in cui lui evidenzia il fatto che l'approccio spirituale dell'individuo è messo in secondo piano rispetto all'approccio tecnocratico o tecnologico. Quindi la produzione massiva di prodotti aumenta più che in ogni altro momento della storia, migliorano sicuramente gli standard di vita, però in modo inversamente proporzionale al miglioramento della cultura e della felicità dell'individuo. Le produzioni alimentari di bassa qualità vengono prodotte per le grandi masse, quindi esattamente gli OGM, no? Tutto quello che noi stiamo vedendo oggi, quindi la qualità scambia della quantità scambia della qualità. L'educazione classica viene trascurata in favore degli studi tecnici e scientifici. Qui chiaramente io sto condensando per darvi un po' il senso, ma nei diari è scritto tutto in modo molto più dettagliato, però staremmo qua fino a domani se raccontassi tutto. Sicuramente un altro dato che lui vede è la disumanizzazione e la progressiva automatizzazione del lavoro. L'uomo viene sostituito dalle macchine, per gran parte, questo crea condizioni di lavoro degradanti e disumane, individui sempre più sottoposti a pressione psicologica che conduce a disturbi psicologici e a un aumento dei suicidi su vasta scala. Altra cosa interessante, lui dice tra il XX e il XXI secolo, cioè adesso, verranno effettuati i primi test di volo verso pianeti vicini abitabili, che è quello che sta succedendo oggi. Marte, se oggi leggete i giornali, Marte ormai è diventata la fissazione di tutti. Dobbiamo andare su Marte a fare che cosa? Nessuno ce l'ha detto. Ma dobbiamo andare su Marte. Marte. Siamo stati 50 anni senza neanche lanciare un razzetto, adesso è Marte, è diventata Musk. Elon Musk ha mandato il razzo, poi Trump ha stanziato soldi, gli ha risposto la Cina, allora facciamo pure noi, e Putin, e che io sto fermo, cominciamo pure noi. E hanno già programmato nel 2025, 30, 40 i primi lanci su Marte. Questo è esattamente quello che lui nel 20 aveva già visto. Una globalizzazione, unificazione delle masse del pianeta attraverso nuove tecnologie di comunicazione, che è esattamente i social e internet. Però lui non dice ovviamente internet e social, lui dice tecnologie. No, internet e social è una cosa che ho scritto io, ovviamente. Però diciamo è una mia ipotesi, però diciamo che sicuramente la globalizzazione attraverso internet, e forse l'internet è la più grande invenzione del XX secolo, è quella che ha cambiato tutto, l'economia, le relazioni sociali, tutto. E poi dice un'altra cosa, non voglio fare il complottista, però anche nella versione greca, dopo magari vi dico anche il termine che lui usa, questa era, 20-21 secolo, è dominata dal nuovo ordine mondiale. Lui lo dice proprio chiaramente, nuovo ordine del mondo lo chiama, se tradotto letteralmente, nuovo ordine del mondo, che è sostanzialmente un'unione di tecnocrati ed eletti che gestiscono economia e politica in tutto il pianeta. Guerre. Quindi stati totalitari che controllano le masse e le condizioni sociali attraverso il controllo della politica e dell'economia, che è quello che stiamo vivendo. Insomma, il quadro è molto simile a quello che stiamo vivendo. Dice che diciamo, le figure che la società venera di più non sono le grandi figure intellettuali artistiche, ma sono gente di bassa lega, uomini di spettacolo, uomini di potere, uomini di successo. Insomma, le masse sono guidate dall'adorazione di questi modelli, mentre poi invece lui nel futuro vedrà che c'è tutta un'altra visione. Anche un semplice contadino, a un semplice contadino verranno erette statue nella capitale spirituale di Rosernesdal, perché magari aveva fatto nascere delle rose di colore blu e loro gli avevano dedicato una statua. Insomma, poi dopo vi racconto bene, però ecco, loro per esempio davano molto valore a determinate figure, anche non importanti. Gli individui che ricercano esclusivamente la produttività, il potere e il profitto a scapito dei rapporti interpersonali e della propria crescita spirituale. Questa è proprio la fotografia di oggi. La visione del mondo è basata sull'antropocentrismo e sul geocentrismo. Nessun valore per la vita degli altri esseri viventi oltre l'uomo. Questa è una cosa molto importante, perché lui a un certo punto dice, questo lo racconta Papazis, dice lui era fissato dicendo che l'uomo moderno è geocentrico. Dice, ma come, non è geocentrico? Sappiamo che la Terra non è al centro di tutto. E Dinak dice no, geocentrico perché siamo antropocentrici, perché pensiamo che noi siamo il centro del mondo. Siamo geocentrici perché pensiamo che che tutto debba girare intorno alla Terra e che la Terra è nostra e che soltanto noi esistiamo su questo pianeta degni di avere vita e di avere benessere. Quindi l'uomo è geocentrico nel senso che l'uomo del XXI secolo è un uomo egoista, è un uomo che antepone il benessere dell'essere umano a quello di qualunque altro essere vivente, considerato inferiore, cosa che invece poi nel futuro cambierà. Anche se molto lentamente, anche qui
Ecco, lui parla di valori morali del XIX e XX secolo che lasceranno il posto ad un atteggiamento materialistico verso la vita. Gli standard di vita sono saliti, il consumo di cibo e prodotti industriali aumenta in misura inconcepibile per i prodotti precedenti. La ricerca del dollaro divenne in seguito una delle principali motivazioni dell'azione creativa e della vita quotidiana. La sensibilità era diventata vecchia e obsoleta. Ecco, appunto parla appunto di come questa colonizzazione dell'Occidente, parla anche del fatto che alcune culture, soprattutto quelle meno fortunate, quelle dell'Africa e quelle orientali, quelle più povere, verranno sostanzialmente ancora più oppresse rispetto a quanto già non succede ora. Violenza, terrorismo, egoismo, lui dice ogni uomo per se stesso era quello diventato il motto dell'uomo del XXI secolo. Se a questo aggiungi l'automazione del lavoro nelle nuove grandi industrie che privano le persone di tempo per la riflessione e l'autocontrollo morale del corso della propria vita, cioè lui dicendo di fatto questa roba toglie all'individuo il tempo di pensare, il tempo di crescere dal punto di vista spirituale, il ritmo stressante della vita, le manifestazioni della lotta aggressiva per la sopravvivenza, insomma realismo e materialismo contro invece crescita spirituale e della coscienza. Il fatto che la preoccupazione maggiore di tutte della politica del XX secolo era quali istituzioni di destra o di sinistra potessero andare al governo, e questo ha generato tantissimi conflitti. Poi insomma qui lui fa altre riflessioni, dice che sostanzialmente in modo travestito si stava approssimando un nuovo Medioevo. Medioevo adombrato di tecnologie e di benessere, ma che poi sotto sotto era di fatto un Medioevo spirituale. Questo è sostanzialmente la fotografia che lui fa del XX e XXI secolo. L'altra cosa che lui mette in luce nel diario è la sovrappopolazione. L'altro grande fenomeno critico del secolo è la sovrappopolazione, cioè il fatto che questo benessere diffuso, questo espandersi senza controllo dell'uomo sul pianeta produce una sovrappopolazione, un concentramento delle masse nei grandi agglomerati, che portano chiaramente a conseguenze catastrofiche sia dal punto di vista della qualità della vita che delle rivolte, delle guerre. Tra l'altro dà anche una stoccata alle religioni di massa, che non aiutano a trovare una soluzione al problema della sovrappopolazione, incentivando la procreazione. Quindi la condizione di vita si degenera al punto che dà origine a guerre e rivolte su vasta scala. Chi ne subisce di più le conseguenze sono ovviamente sempre i soliti, le nazioni povere dell'Africa e dell'Asia, che poi dall'altro nel XX secolo gli africani verranno praticamente quasi annientati e spazzati via, perché ci sarà dopo la Grande Guerra uno spostamento delle masse dal Sud America verso l'Africa, e quei poveri africani chiaramente faranno una bruttissima fine, un po' come fecero gli indiani quando sono arrivati gli americani dall'Europa. Noi, a questo punto lui torna a parlare di sé come uomo del XX secolo, dice: non concepiamo quale enorme ingestibile problema sarà per noi trovare un luogo vuoto e permanente in quel colossale organismo umano chiamato Terra. Poi c'è tutto questo frasario, lui molto pomposo, e integrarci in esso riuscendo a vivere le nostre vite. Il grande male era arrivato all'improvviso come un'inondazione al punto che nessuno ha preso, parla della sovrappopolazione. Un altro dato importante, ci spostiamo di qualche anno, la conquista di Marte, quello che vi dicevo prima. Lui parla della conquista di Marte, a un certo punto dà anche delle date molto precise. Nel 2204 d.C. l'umanità inizia la colonizzazione del pianeta Marte, ma non inizia per andare, inizia la colonizzazione, cioè porta già là delle colonie. Ci arrivano, costruiscono i primi insediamenti, le prime colonie, ci vanno ad abitare circa 20 milioni di persone su Marte nel 2204. L'obiettivo è quello di creare condizioni di vita accessibili, accettabili, proprio perché il problema della sovrappopolazione non l'avevano risolto. Allora dice: qual è la soluzione al problema? Andiamo lì. Guardate che è incredibile, ma se voi sentite certi ragionamenti, li stanno facendo oggi. Il pianeta Terra ormai è spacciato, no? Dobbiamo trovare un altro posto dove spostare la Terra. Ma scusami, hai distrutto il pianeta. Al di là della sovrappopolazione, ma hai devastato l'ecosistema e adesso pretendi andare da un'altra parte. Come una cavalletta, prima distruggo il posto in cui sto e poi mi sposto da un'altra parte. Tu devi risolvere il problema: perché hai distrutto sto pianeta? Sennò poi domani distruggi anche quello. Cioè, ma hanno lo stesso problema che abbiamo noi. L'obiettivo appunto era quello di creare appunto una nuova casa. Dura soltanto 59 anni, prendono una stangata terribile, perché nel 2265 d.C., 59 anni dopo le prime colonie, su Marte avviene un'enorme catastrofe naturale non dovuta all'uomo,
che dura mesi e uccide 20 milioni di persone. Quasi tutti quelli che stanno lì muoiono, scampano a disastro solo alcune centinaia che tornano sulla Terra. Da quel momento l'umanità non farà più alcun tentativo di colonizzazione di altri pianeti nello spazio fino al 40° secolo. L'unica cosa che colonizzeranno sarà lo spazio intorno alla Terra, con delle piccole basi tra la Terra e la Luna. Niente di più. Non si muoveranno mai più. Un po' perché, come vedremo adesso, scoppieranno delle grosse guerre e quindi non ci sarà, l'attenzione si sposterà a quello, e un po' perché capiranno a un certo punto che non è andando da un'altra parte che tu risolvi il problema, ma lo risolvi stando qui e capendo come stare qui. Il 23° secolo, ci avviciniamo un po' un pochino ai tempi di Dinak, lui fa tutto un excursus politico, dice che la Cina chiede ai governi dei paesi bianchi di applicare misure per il contenimento della sovrappopolazione, ma questi rifiutano, perché loro le avevano applicate. La sovrappopolazione conduce a un progressivo peggioramento delle condizioni di vita, iniziano guerre che dureranno praticamente per tutto il 23° secolo fino all'inizio del 24° secolo, che sarà veramente il punto di svolta, segnatelo, perché nella cronologia questo è proprio uno dei punti principali. Il 2309, e non è tanto lontano da oggi, una terribile guerra di media scala basata su armi nucleari distruggerà, causerà la maggior parte della distruzione dell'Europa, così come noi la conosciamo oggi, quindi quello che vi dicevo oggi, l'Italia sì. Le uniche nazioni a scampare dal disastro saranno le nazioni scandinave e baltiche, perché rimangono fuori dall'influenza della guerra, sono quelle che hanno meno impatto, essendo più marginali. Che succede? L'Europa del centro-sud viene completamente distrutta. Tant'è che cosa succederà? Miliardi di persone moriranno, ridisegneranno la geografia politica ed etnica del pianeta, perché come dicevo gli africani arriveranno quasi all'estinzione, perché questa guerra non ha impattato soltanto l'Europa, ma ha impattato anche tutto il resto del pianeta. Dal Sud America arriveranno delle masse che colonizzeranno l'Africa, dall'Africa e dal Medio Oriente si sposteranno verso est, verso la Cina, quindi causando altre guerre, altri conflitti lì, migrazioni di massa. Il centro Europa verrà completamente devastato, ricomincerà, ecco questo è quello che dicevo prima, sui popoli del Sud America. Tra il 2320 e il 2350, quindi una decina di anni dopo, questa guerra finirà, inizierà una progressiva migrazione, progressiva nel senso che durerà diversi secoli chiaramente, perché le radiazioni e tutto quello che è la distruzione richiederà tempi di ricostruzione lunghissimi. Migrazione dei popoli scandinavi dal nord Europa verso le antiche terre del sud Europa. In pratica l'Europa viene ricolonizzata dagli svedesi, dai norvegesi, dai popoli baltici, su invito delle dei superstiti dell'Europa del sud. Quindi non sono venuti a invadere, hanno semplicemente offerto aiuto, visto che erano le nazioni che erano rimaste più fuori dal conflitto, alla ricostruzione. Ecco perché nel 40° secolo Dinak, la lingua è quella anglo-scandinava. Perché poi la ricostruzione ripartirà dall'Europa e poi chiaramente la cultura nordica, tra virgolette, si estenderà a macchia d'olio. Lui parla del 24° secolo, ecco l'eldere, adesso vedremo anche questo termine che vuol dire l'era antica, la capacità delle persone di sperimentare una vita interiore più spirituale era significativamente ridotta e quasi inesistente. Questo perché poi dopo questa guerra c'è tutta una ricostruzione che porterà benessere a tutta l'Europa, però un benessere sempre legato al materialismo, alla tecnologia, che però appunto creerà un bisogno spirituale e un vuoto spirituale nelle popolazioni. Quindi in pratica di fatto il problema si riproporrà lo stesso che si era riproposto prima. Quando è che inizia? C'è un nuovo inizio? Quando nel 2394 si costituisce la prima assemblea europea, il primo Commonwealth europeo. Le nazioni europee si uniscono in un unico governo, ricostituendo appunto l'unità della vecchia Europa, un'unità però che supera le divisioni nazionali che non esistono più. L'anno successivo verrà applicata la costituente dell'Assemblea Mondiale e nel 2396 verrà istituito in tutto il mondo un Redstat globale. Redstat appunto è il governo, lui traduce il governo del mondo, ma in realtà non riesce a tradurlo, lo lascia Redstat globale, che è un Commonwealth, come lo definiscono, quindi un governo dotato di legge e ordine. Quindi non è una cosa nazista, detto così sembra quasi una cosa. In realtà è un governo mondiale che si basa su legge e ordine, quindi su una costituzione, su dei diritti, eccetera, eccetera. Finisce
Questo anno, il 2396, per loro è l'anno zero. È l'anno in cui l'umanità capisce che deve superare le divisioni nazionali che hanno portato alle terribili guerre del 2309 e ricostituire l'unità. Da questo momento inizia il loro anno 1, quindi da questo momento in poi Dinak comincia a fare la doppia numerazione, anno 1, anno 2. I secoli dell'era antica però, questa non è l'era nuova. I secoli precedenti saranno d'ora in poi considerati barbari perché basati sull'avidità, sul profitto e sulla proprietà privata. Quindi avranno una visione molto negativa del passato, anche se ritenevano che il passato negativo fosse comunque funzionale alla nascita di una nuova società. Fa anche il nome di un certo John Terring, che sarà la persona che ispirerà il Commonwealth globale, cioè sarà lui a ispirare le nazioni verso la nascita di un governo unico che supererà le divisioni mondiali. Gli verrà dedicata una città, Terring Town, oppure la chiamavano Terringa, la città dedicata a lui, con una statua molto grande che lui visita nel futuro, una statua in cui c'è questo John Terring con una mano protesa verso l'orizzonte. Lui rimane molto impressionato. Poi loro erano pieni di smettiamo statue ovunque, tutte le persone, tutti i personaggi che per loro avevano un'importanza storica o spirituale, loro facevano una statua. Poteva essere anche un contadino, ma gli facevano una statua. Erano pieni di statue. Lui dove va? C'ha statue. E una statua era dedicata appunto a questo John Terring, che aveva appunto l'obiettivo di ridurre i conflitti e gettare le basi per una nuova era di pace. Questa nuova era prende il nome di Pax Ecumenica Terringa. Poi su alcune cose usavano termini latini, per esempio adesso vedremo un'altra parola. La lingua maggiormente usata è quella, ve l'ho già detto, un misto di lingue anglosassoni e lingue scandinave. E lui poi dice, dopo i primi due secoli dell'Eldare, un nuovo senso universale dell'etnia, cioè di appartenenza non alla nazione, ma al pianeta, comincia a plasmarsi. Gli individui cominciano a rendersi conto di essere membri di un'unica comunità universale, nazionale e politica. Sebbene la memoria degli eventi storici non si sia ovviamente affievolita, anzi, come mi è stato detto, altri ideali universali hanno preso forma. Questo è il nostro paese, hanno detto i rappresentanti della nuova generazione, guardando il cielo del nostro pianeta blu. Quindi il concetto di nazione si sposta a un livello planetario. La nazione è il pianeta, non è più l'Italia, la Germania. E questo porta le nazioni del pianeta distrutte dalla guerra a iniziare una nuova era. Allora, mi sono fermato qua raccontandovi appunto la prima parte, che ci porta alle soglie della vecchia era. Adesso vi racconterò un po' a grandi linee come è fatto questo futuro. Arriviamo finalmente nel 3000, alla fine del XX secolo, e sono gli anni che loro definiscono di rinascimento, il loro rinascimento, in cui sostanzialmente la società abbandona pian piano gli aspetti tecnologici e materiali dell'esistenza per andare verso una società più spirituale. Innanzitutto partiamo dalle date, in modo che così vediamo anche, come vi dicevo prima, nel XX secolo il passato è fatto di due ere, la vecchia era e la nuova era. E la nostra era, questa attuale, non c'è, perché è considerata preistoria. È come se noi ci preoccupassimo di che è successo nel 20.000 avanti Cristo, non lo sappiamo, quindi per noi non esiste. La vecchia era, l'era antica, dicevamo, inizia con la costituzione del Restat, che è questo governo mondiale di legge e ordine. Acquisiscono un nuovo calendario, che parte appunto dall'anno 1, un calendario fatto che inizia col termine l'equinozio, inizia una nuova numerazione a caratteri latini, ogni mese ha 30 giorni, cioè tutti i mesi hanno 30 giorni, non ci sono divisioni per settimane né concetto di domenica. Lavora. No, invece si lavora di meno. Forse hanno tolto la domenica perché non c'è più bisogno. Allora, l'altra data importante è il 2894, che è il 498 della vecchia era, perché il movimento dei 200, che era un movimento di uomini e donne che hanno abbracciato una nuova visione dell'esistenza, una nuova visione del tempo, una nuova visione spirituale, costruiscono in Macedonia, o poi da quelle parti, vicino alla Grecia, Rosernes Dal. Rosernes Dal vuol dire Valle delle Rose, e dopo spiegheremo perché si chiama Valle delle Rose. Tra l'altro l'edizione che è questa, Ichilada Ton Roton,
in greco vuol dire la valle delle rose. Quindi il titolo del diario, dei diari, diventa il centro spirituale della nuova era. Tutto ruota intorno alla Valle delle Rose. La nuova era invece inizierà nel 3382, quindi circa 10 secoli dopo l'inizio della vecchia era, quando un uomo di origine slava, di nome Alexis Volki, che era il figlio di uno dei gli abitanti di Rosenersdal, quindi era cresciuto a Rosenersdal tra la meditazione e tutto, un uomo dotato di enorme capacità spirituali, cambierà il corso della storia. Per loro questa è la nuova era. Inizia con un uomo venuto dall'est chiamato Alexis Volki, che svilupperà una capacità chiamata Overseen o Overseenance, per lui anche qui non riesce, a volte lo chiama in un modo, a volte in un altro, che in pratica consente agli individui di diventare, di essere consapevoli del summit, di questa nuova realtà spirituale che comprende ogni cosa. Quindi per loro la nuova era inizia con Alexis Volki, perché darà impulso, un po' come un Gesù Cristo del futuro, insomma, sarà un punto di svolta di un nuovo corso spirituale dell'umanità, e che porterà appunto a un nuovo consensus pentium universalis, quindi un consesso di genti universali. L'altro dato importante è l'altra data, il 3482, il 1086 della nuova era, che è presso Rosenersdal, presso questo centro spirituale fatto di templi, di chiese, perché poi adesso vi spiegherò, ci saranno tutta una serie di monumenti molto interessanti, sbocciano le celebri rose blu di Rundolf era un fioraio. Era un fioraio che abitava a Rosenersdal, era anche un maestro che faceva meditazione, era un uomo che aveva perso suo figlio a 5 anni e che aveva iniziato al momento a tentare di coltivare delle rose, una nuova tipologia di rose, innestando vari tipi, no? Facendo degli innesti incrociati. Lui voleva creare, ma queste non venivano, passò decenni a tentare di creare delle rose blu, quando una mattina di primavera sbocciano in questo campo delle rose blu. Per loro questo è un momento tanto importante quanto la costituzione del Redstart, se non di più, tant'è che per loro diventa l'inizio della nuova era, insieme a questa rivelazione di Alexis Volki. La loro storia, dice Dinak, consiste solo in due epoche, appunto, il Dere e Noiere, la vecchia e la nuova era. Il primo è il vero erede del nostro XIX e XX secolo, infuso dallo spirito della cultura tecnica, delle conquiste della scienza, abbagliato dalle conquiste tecnologiche dell'uomo, dalla scienza della ragione, della mente. Il secondo, invece, è Noiere, ha rivelato invece la vera profondità e i significati dell'esistenza e ha dato la corretta interpretazione alle tendenze mentali dell'uomo. Ha rivelato che il mondo e la vita hanno un significato e uno scopo divini, completamente diversi e non correlati al destino umano ristretto e finito. Le scienze naturali non erano e non offrivano una vera conoscenza. La scienza era pratica e molto utile alle nostre vite, ma non conteneva la verità assoluta. Solo la nuova esperienza di Overseen, di Volki, come la chiamano anche loro, in congiunzione con il Nibelwirch, anche questa è un'altra parola importante, che è una sorta di illuminazione spirituale, offre all'uomo pura conoscenza e liberazione dal dolore e dal dubbio e mette fine alla sua angoscia metafisica. Questa nuova esperienza è la realizzazione miracolosa dell'istituto Heidersen, che è un istituto per la meditazione che si instaura a Rosenersdal. Quindi in pratica la loro era nuova nasce quando un nuovo impulso spirituale pervade non solo l'Europa ma tutto il mondo, e parte proprio da Rosenersdal e da Alexis Volki. Qualche dato sulla loro società: dicevo prima che si lavora poco. Nel futuro i Cives Hostel e Cives Ames sono sostanzialmente degli ostelli, delle case residenziali per tutti i cittadini che hanno concluso il loro periodo di servizio verso lo Stato, perché nel futuro dai 17 ai 19 anni tutti devono svolgere servizio, ma non servizio civile come il nostro, un po' così. Lavorano in grossi, per lo più in grosse centrali energetiche, che loro chiamano Glottners. Sono delle enormi centrali, non nucleari, ma insomma sono centrali di produzione energetica, perché tutto il loro benessere dipende dall'energia. Quindi queste enormi costruzioni energetiche, poi lo sfrutteranno energie alternative, geomagnetiche, scusate, geologiche, ma anche soprattutto energia nucleare. Queste persone, questi giovani di 17-19 anni, non possono fare nulla finché non hanno fatto il loro servizio per lo Stato. Poi si possono sposare, prima non si possono sposare. Se non fanno quello non hanno diritto a essere chiamati cittadini e quindi non possono fare niente.
finito il termine di lavoro, appunto, vedi, lavorano in questi Glotner's Werkstätts, enormi impianti di produzione, indossano degli abiti di lavoro chiamati Troyes. Dopo questo periodo guadagnato, guadagnano il diritto di essere chiamati Cives, cittadini, e sono liberi di continuare la loro vita nel modo in cui desiderano. Devi lavorare per 2 anni. Se dopo i 2 anni di lavoro non vuoi lavorare più, puoi decidere di non fare più niente. Ma quasi nessuno, dice, in realtà sceglieva questa strada, sono pochissimi quelli che poi, perché si dedicavano a attività, diciamo, a sviluppare le proprie capacità. L'artista faceva l'artista, il fioraio faceva il fioraio, cioè avevano trovato il modo di garantire a tutti la possibilità di esprimere se stessi al meglio delle proprie potenzialità, fermo restando quel periodo di 2 anni che tutti dovevano fare, uomini, donne, chiunque. Sono liberi di godere della propria vita liberamente, possono dedicarsi a qualunque tipo di attività, come dicevamo, possono godere delle forme d'arte, approfondire discipline scientifiche o semplicemente rilassarsi in qualsiasi modo desiderino. Tuttavia, in questa società, sono quelli che si dedicano agli altri e all'aiuto degli altri, sono quelli che sono considerati di più. Non è considerato di più chi è più alto nella scala sociale, ma chi dedica il proprio tempo agli altri, anche se non ne ha bisogno. Quindi lui nota questo senso di rilassatezza generale. Lui infatti a volte dice, questi sono un po' come dei bambini, nel senso, perché hanno una visione della vita talmente positiva, ma anche talmente agiata, che nel nostro mondo, dice, se venissero nel mio mondo non sopravviverebbero 5 minuti, perché vivono una vita perfetta, molto strutturata, come vedremo, molto regolata. Lui dice, mi fermo e osservo il loro codice di comportamento, come Stefan, che era il suo amico, mi ha spiegato. In questo nuovo mondo le persone non sono estranee l'uno all'altro, parli a persone che non hai mai incontrato a cuore aperto, come se fossero vecchi amici, e in cambio rispondono allo stesso modo, hanno tutti lo stesso atteggiamento gentile e rilassato, la stessa ingenuità nei loro modi, la stessa benevolenza, lo stesso tatto, lo stesso caldo cameratismo, come se tutti insieme avessero frequentato un grande college universale. Volevo chiedere a Stefan tante cose. Ma come? Dovrebbe essere solo noi due se dovessi farlo? Scusate, qua vedete, mi sono perso un pezzo quando ho fatto come incolla. Avevo promesso che mi avrebbe mostrato un'immagine tipica della vita moderna. Sapeva che quello che volevo vedere e sperimentare non era la campagna e le vacanze, ma lui voleva vedere i grandi centri urbani, il mondo del lavoro, la gente comune. E sapevo che queste cose esistevano da qualche parte. E volevo anche sapere se questo comportamento condiviso, evidenziato da caratteristiche forti e ovvie della purezza, dell'infanzia, fosse risultato dei fattori puramente economici di cui Stefano mi ha parlato, e che con il passare del tempo riuscì a sollevare questa uguaglianza, questa omogeneità a un livello così alto, ma senza prima averlo visto con i miei occhi in tutte le sue manifestazioni. Non ho intenzione di credere a questa favola universale, con i suoi modi impeccabili e raffinati, la sua genuina fratellanza di uomini privi di ulteriore fiducia. Insomma, lui non ci crede, cioè, secondo me questi non è possibile, che sono tutti amici tra di loro, si vogliono tutti bene, non è possibile, cioè, c'è qualcosa che non va. Quindi lui è molto scettico su questo modo di comportarsi di queste persone. È interessante quello che vi dicevo prima durante la pausa, i metodi educativi. Lui a un certo punto va, visita una scuola dove insegna un certo professor Lane, nell'istituto Lane, e vede che questi bambini vengono messi in questi reghe, dove gli vengono mostrate le immagini del passato, immagini anche spesso molto brutte, le guerre, le distruzioni. E dice, ma perché gli fate vedere queste cose? Gli facciamo vedere queste cose perché non dimentichino. Dice, ma voi così gli date un'impressione del passato che non è quella vera. È vero che nel mio tempo c'erano le guerre, gli omicidi, ma non era così. È un po' come noi poi abbiamo l'idea del Medioevo come un'epoca oscura in cui chissà succede, ma in realtà se tu leggi i testi del Medioevo ti rendi conto, sì, era probabilmente un'epoca oscura per tanti aspetti, ma è stata anche un'epoca in cui sono nate le più grandi invenzioni tecnologiche, grandi filosofi, grandi mistici, insomma è stato anche un periodo di grossa fioritura culturale, solo che noi tendiamo a vedere sempre l'aspetto un po', e loro la stessa cosa, vedevano il nostro passato come qualcosa di barbaro, di incivile, che però era stato importante perché aveva consentito all'uomo di superare certi ostacoli e arrivare a costituire la loro società. Quindi loro guardavano con paura il passato, gli uomini del passato, ma allo stesso tempo li onoravano, perché era proprio grazie a loro che loro potevano godere di questa vita oggi. Quindi avevano questo atteggiamento ambivalente rispetto al passato. L'economia del futuro è basata sulla non proprietà, non esiste proprietà privata, lo Stato garantisce sostanzialmente beni a chiunque, perché c'è un'abbondanza di energia talmente alta che è sufficiente per tutti. Hanno applicato delle forti restrizioni alla natalità, quindi hanno un controllo forte delle nascite. Questo non significa che non puoi fare figli, significa che però prima di fare un figlio devi contattare l'istituto che si occupa della statistica
e comunicare che vuoi fare un figlio, perché questo fa scatenare tutta una serie di calcoli per cui le risorse verranno ridistribuite in modo equo, però predittivo, nel senso che loro, tutta questa roba si basa su dei grossi centri di studi statistici che regolano offerta e domanda, quindi devono avere sempre sotto controllo tutta la situazione. Il lavoro è limitato a 2 anni, questo abbiamo detto, è obbligatorio per tutti i cittadini e tutti hanno accesso a tutti i beni e a tutti i servizi, quindi è una situazione apparentemente molto florida, per cui non c'è bisogno di rubare se tu hai tutto, nessuno, niente di nessuno, non c'è possibilità di tutto. E poi anche gli istinti più negativi vengono in qualche modo, poi lo vedremo, insomma, questa parte della loro etica la vediamo più tardi. E lui dice, ammiravo il loro straordinario sistema che permetteva loro con solo 2 anni di servizio di assicurarsi l'estero della loro vita. Gli ho chiesto perché comunque non hanno alzato il servizio a 5, 10 o 15 per fornire loro ancora più ricchezza. Lui dice, perché l'obiettivo della nostra vita, gli risponde Stefano, non è un'incredibile ricchezza. Saggio è colui che sa quando fermarsi, e fidati di me, non è sempre facile dire dove si è fermato. Dove si fermano la sufficienza e il comfort, iniziano l'assurdità e la stravaganza. Non avendo bisogno, avendo capito che il più non ha valore, non c'è bisogno di lavorare di più. Qui fa una riflessione interessante, dice, a volte erano di un'ingenuità disarmante, diceva, si fidavano tutti l'uno dell'altro, dice, anche io una volta, devo dire, me ne sono approfittato. Aveva, a un certo punto, dice, potresti facilmente fare con loro un danno irrecuperabile sfruttando la loro ingenuità, ma la cosa più terribile è che in seguito non parlerebbero del danno o tenterebbero di vendicare la responsabilità, si sarebbero semplicemente chiesti come potesse esserci così tanta astuzia nel mondo e come il loro amore e la loro onestà fossero stati ripagati con tale malizia. E dice, un giorno ho chiesto agli uffici partner, qui ho tradotto letteralmente perché agli uffici del settore delle risorse tecniche, di un secondo Regen, di quegli apparati, perché il Regen era non solo la sala olografica, ma c'erano anche più piccolini che ti proiettavano, una specie di caschi, insomma, si mettevano in testa. Un nuovo schermo 3D, sostenendo che avevo perso il primo. Il giorno dopo me ne hanno inviato uno nuovo senza nemmeno verificare se stavo dicendo la verità e senza verificare l'ordine e il numero di serie. E lui dice, vedi, l'ho fregato, gli ho detto che me l'ero perso, invece non era vero, e loro manco hanno controllato. Quindi lui dice, a volte mi sono pure... Sono un preistorico. ha fatto l'italiano, diciamo così. Sì, sì, bravo. Ha fatto l'italiano. In fondo. Come producono energia? Attraverso questi grossi glottiners sparsi per tutto il territorio, lontano dai centri abitati, ci sono queste grosse impianti di stabilimenti nucleari che provvedono a negare energia, usano anche energia del sottosuolo e che propagano attraverso enormi tubi che vengono dall'Oceano Atlantico, perché sono riusciti a trovare il modo di estrarre una specie di materiale grezzo dall'acqua dell'Atlantico che usano per alimentare queste centrali. Vengono utilizzate energie rinnovabili, solare, eolica e idrica, e ovunque questo è possibile. Il cuore della produzione dell'energia mondiale è il continente australiano, quindi hanno spostato lì gran parte della produzione energetica del pianeta. Produzione di cibo, lui fa un paragone, dice, nell'era antica c'era una produzione intensiva di beni alimentari attraverso l'uso di chiaramente sostanze chimiche, laboratori che facevano appunto innesti di nuove varietà di grano e altro. Lui dice, nella nuova era si torna a forme, essendoci anche meno fabbisogno perché c'è meno popolazione, si torna a forme di coltivazione più naturali. Non esistono più iceberg nei ghiacciai e poli, quindi probabilmente gran parte delle terre, anche la geografia delle terre si è modificata, perché immagino che tutta quell'acqua avrà l'acqua dolce che ha cambiato le correnti delle, no? E quindi avrà creato anche una geografia diversa. Parla ancora di questa purezza infantile che loro chiamano Troende, non so come pronunciarlo, per loro è l'uomo nuovo è un uomo dal cuore puro e dalla mente pura. E dice, è così commovente che ti fa di volta venire voglia di essere come loro. Hanno una purezza intellettuale e morale, una chiarezza mentale che ti rilassano e ti fanno quasi amare il mondo intero. E insomma, ecco, lui appunto sottolinea questa loro bontà d'animo che però a volte sfocia nell'ingenuità, cioè nell'essere quasi infantili tra di loro. Interessante questa cosa, perché a un certo punto lui sta a casa, torna da un viaggio, e mentre sta a casa a un certo punto torna nella sua stanza, Silvia, che era la ragazza di Northam, che lui ha cominciato un po' a corteggiare, perché lui pensava, insomma, si era imbachito di questa Silvia,
mi aveva mandato un messaggio. Ora non solo potevo sentirlo, ma potevo anche vederlo attraverso uno schermo, i suoi occhi, le sue labbra, però era arrabbiata per non avermi visto per 2 giorni. Sembra quasi che stesse guardando attraverso, non dico uno smartphone, ma qualcosa che di simile ai mezzi di comunicazione che abbiamo noi oggi. E anche i libri, come dicevo prima, dicevo, oggi ho ordinato dei libri che sono stati appositamente progettati e stampati per essere ascoltati anziché letti. Ne ho messo uno in un dispositivo speciale e ho ascoltato una narrazione breve, popolare e storica di quegli anni, dal 1987 al 1030. Ciò che per me è più difficile da capire sono i molti termini tecnici della peculiare lingua dei loro testi più antichi, termini che sono stati preservati e sono ancora usati anche nei libri più semplici e più brevi di oggi. In ogni caso scrivo tutto ciò che ho capito e nel modo in cui l'ho capito, cercando di trasmettere questi nuovi termini e concetti nel linguaggio del nostro tempo. Sinceramente non so cosa sia più difficile, provare ad assimilarli o trascriverli usando le formule lessicali del nostro vecchio modo di espressione. Qui lui dice che ha difficoltà chiaramente non solo a capirli, ma soprattutto la parte scritta, perché evidentemente a gesti forse si aiutavano di più. Anche qui interessante, lui, se non ricordo, va a Bloomsterford, che è le megalopoli sono enormi agglomerati urbani, ma no, 10 volte Roma, enormi agglomerati, e ci sono 3 grandi città in Europa, almeno quelle che visita lui sono Norfolk, praticamente sta in Norvegia, e Bloomsterford, che dovrebbe stare in Germania, tra Germania e la Francia, e poi Markfor sarebbe Roma, quella dove sorgerà la nuova, dove sorge Roma oggi. E lui dice che riferisce che mentre erano a Bloomsterford viene portato in un famoso teatro all'aperto di Arlington con i condizionatori d'aria artificiali che coprivano a sufficienza un centimetro di quell'enorme spazio progettato al finiatro. Le scene, dice lui, si alternano con la stessa facilità del Reichswage. In entrambi i casi i registi possono usare tutto il loro genio e talento, sebbene nel Reichswage tu sappia che tutto ciò che vedi non è altro che attori artificiali, tutto sembra completamente reale. Cioè lui dice, nel Reichswage la differenza tra questi spettacoli è quella, è che nel Reichswage tu stai dentro e ti si forma tutto intorno e tu pensi che sia vero. Lì invece sono spettacoli dove tutti guardano un enorme schermo in cui vengono proiettate immagini tridimensionali. E poi ognuno di loro, sui loro posti, ha un altro piccolo schermetto dove sente quello che viene proiettato. Quindi lo descrive così, una specie di cinema all'aperto con 3D. Ecco, in qualche 3D. Modo racconta un po' questa cosa. Gli piace molto. Ed è curioso perché in uno dei Reichswage lui va a spulciare un po' la filmografia del passato, perché nel 2309 in Europa, viene distrutta, la maggior parte dei documenti vengono persi, quindi le poche cose che rimangono di quell'epoca, che per loro è preistoria, sono alcune tracce di libri, film, musica. La cosa interessante è che lui dice, è interessante che in questi Reichswage ho trovato traccia di 2 film del nostro tempo, che sono uno sulla Grande Guerra, è un incentrato chiamato Waterloo, e l'altro sui Balcani, che è The Last Bridge. È curioso perché questi film sono uno del 54 e l'altro del 70, quindi lui, nel futuro. Infatti lui non dice che li ha visti, nel senso che lui non li conosce, però capisce che sono del suo tempo perché parlano di cose che lui conosce. Certo. Ora poi lui viaggia tutta l'Europa perché quello che vi dicevo prima, Stefan e gli altri dell'Istituto Molsen, per cercare di stimolare in lui dei ricordi che facessero emergere Northam, perché non saranno rassegnati all'idea che Northam non ci fosse più, lo portano in giro a fargli vedere delle cose, lo portano in giro a far vedere le grandi capitali europee. Tra l'altro volavano, non so se l'abbiamo visto prima o forse ancora, hanno i mezzi di locomozione, sono il Linsen e quel piccolo aereo individuale, cioè piccolo drone individuale. Poi hanno dei Donner, che sono dei enormi vascelli che attraversano i continenti, in cui tu puoi, una specie di enormi navi da crociera, però volanti, in cui tu puoi rilassarti, puoi fare le cose, puoi leggere, andare al ristorante, eccetera. E poi ci sono i Velos, che lui dice sono una specie di nostre vecchie motociclette, anche se non hanno le ruote, ma stanno a 3 cm da terra, quindi scivolano sul pavimento, sulle strade. Le strade sono larghe 1 o 2 miglia di larghezza, cioè strade di larghezza, anche se dice che la maggior parte del traffico aereo, sotto continuano a girare i mezzi più lenti, fatti per chi vuole vedere osservare il paesaggio. È interessante appunto perché lui arriva a Markfor. Markfor è un superstato che sorge dove ora sorge Roma, anche se è 5 volte più grande di Roma,
Roma è, la vecchia Roma rappresenta un quinto di Marfor, anche se all'interno di Roma solo un quinto dei monumenti conosciuti da, all'epoca da Dinac sono sopravvissuti, quindi Roma è stata completamente distrutta. La cosa interessante è che lui appunto entra in questo Reichenswagen e racconta un po' la sensazione che vi ho detto prima, la paura appunto che entri in questa stanza buia, dice qualcosa, dopo che si è fatto buio, qualcosa di spaventosamente infinito si allarga intorno a noi, che mi dà l'impressione cristallina di un abisso incolore che circondava da ogni luogo. Scosso e sputacchiando afferrai Stefan, che comunque appariva rassicurante e calmo. Non hai motivo di avere paura, diceva Stefan, che lui comincia a vedere intorno a sé tutto. Ho fatto un primo tentativo, in effetti uno potrebbe stare in piedi e camminare molto sicuro in questo caos. Stefan mi ha accompagnato pazientemente nella piccola stanza e mi ha fatto allargare la mano e toccare le pareti, fino a quando la mia prima impressione errata, questa terribile illusione ottica, era stata corretta. Mi resi conto che eravamo semplicemente all'interno di una stanza come le altre, con un soffitto, un pavimento solido e le pareti di metallo incolore. Osservai anche che a due passi dalle mura bastava ridarti l'impressione di un caos assoluto. Cioè lui dice, se ti sposti la prospettiva cambia, quindi devi stare in un punto fermo, intorno a te tutto si materializza, se però ti sposti la prospettiva delle immagini viene meno. Insomma, vabbè, poi adesso questa ve la salta, è molto interessante, ma magari a chi interessa posso mandare delle slide se volete rileggerle con più calma queste cose. Ecco, parlavamo dei mezzi di trasporto, il principale appunto è il Linsen, che sono piccoli velivoli per percorrere brevi distanze, poi ci sono i Dunners, che sono enormi aerei a forma di sigaro senza ali, che non solo possono ospitare migliaia di passeggeri ma anche e merci, ma anche gli stessi Linsen che vi possono essere caricati. Le strade sono le Bilveis, sono enormi autostrade larghe mezzo miglio e lunghe diverse migliaia di miglia. Raioses sono enormi autobus a più livelli che si muovono per trazione. I Velos invece sono, come dicevo, dei piccoli velivoli a due ruote simili alle motociclette e sono relativamente lenti. L'Italia nel 1906, ecco. Alcune città conservano, come dicevo, il loro nome, Cernobbio, Gallarate, Como, Salerno, Bolzano, altre sono state ribattezzate o non esistono più, come Roma, che non esiste più. Gran parte della costa occidentale della penisola è divenuta un enorme resort turistico, cioè l'abbiamo fatta a sfruttare il turismo. Praticamente la gran parte dell'Italia è un enorme giardino e museo, sostanzialmente. Tranne Marfor, che è la capitale, è la megalopoli, quindi c'è tutto quello che c'è. Però il resto della senza buche. Senza buche. Ma anche perché non avevano le ruote, quindi. C'è le ruote. Risolto il problema a buchi. Buchi d'aria, vabbè. Okay. L'antica Roma, dicevo, è stata quasi completamente distrutta durante la guerra del 2309 nel XIV secolo, è parte di uno stato più grande di nome Marfor. Un quinto dei suoi antichi monumenti sopravvissuti, il resto della città è un enorme giardino e museo. Lui se la va a spasso, si guarda i monumenti, cita una statua di Giordano Bruno. Cita un solo palazzo che conosciamo noi, adesso non mi ricordo qual è, però mi ha colpito perché cita la statua, non so se è la stessa che c'è oggi, perché per loro era una delle personalità che veneravano e quindi gli avevano fatto anche lui, non so se l'avevano fatta nuova, probabilmente era nuova. Gli hanno fatto una nuova statua, però c'era una statua di Giordano. Scusa, ma per Colosseo. La cita due volte. No, per Colosseo non dice niente. No, ma ha detto che solo un quinto dei monumenti, quindi. E considera che lui ne conosceva meno, perché lui visita Roma quando ancora non è stata fatta tutta l'opera di sotterramento dei monumenti di Mussolini. Quindi lui vede una parte di Roma, quella che era ancora era più visibile. L'Italia 306. Lui vede appunto dall'alto un'enorme costa fatta da hotel che la fanno sembrare una stazione infinita, i nomi dei luoghi cambiano ogni tanto e molte zone hanno mantenuto i nomi antichi, altri, dice, in altri luoghi hanno assunto nomi strani, Scarlet Rivershore, Seaside of Joy, Smile, Bloomsterford, Blue Lily, Diamond Stones of Midnight, Rasen Farbet. Cioè, sembrano i nomi di Ikea, però. Sembrano i nomi di Ikea, però di fatto dice, alcuni hanno dei nomi intraducibili, li riporta per come dimensi. Tuttavia, né la forma né la consistenza di questo vasto stato cambia nessuna parte, si estende eternamente all'orizzonte. Poi palazzi per viaggiatori, alberghi, eccetera, eccetera. Gli stili, parla degli stili architettonici. L'Arinter o Cilese sono i posti dove vanno a vivere quelli che hanno fatto il servizio civile, hanno finito il servizio, perché gli viene data casa, cioè tu fai il servizio allo Stato e loro ti danno una casa.
lingua e culture, l'avevamo già detto, la lingua dominante è l'anglosassone scandinavo, le culture, ci sono alcune culture che scompaiono, per esempio la cultura africana è praticamente annullata, così come la cultura orientale. Lui infatti di questa cosa si rammarica perché dice erano culture importanti. Lui che aveva una grossa amore per la cultura del sud Europa, del Mediterraneo, si rammarica che tra guerre e migrazioni, lui dice io ho visto pochissimi uomini di colore in giro, cioè ne ho visti veramente pochi rispetto agli altri, sì, che poi non erano tutti biondi con gli occhi azzurri, nel senso che poi c'è gente che veniva dal Sud America, insomma erano mori, non erano tutti biondi come si vede nei disegni, cioè, però sicuramente neri ne ha visti pochi in giro. Salvini ce l'ha fatta. Poi lui va a Markfor, frequenta le lezioni del professor Lane, ecco forse queste sono le pagine più belle, perché lui qui capisce la vera filosofia di questo secolo, in cui sostanzialmente quello che vi dicevo prima, gli uomini del futuro capiscono che non esiste differenza tra mondo materiale e mondo spirituale, materia e energia per loro sono la stessa cosa e tutti gli esseri viventi fanno parte della stessa unità fondamentale dell'esistente e che tutto è un'unica realtà che chiamano Samit. Non ci sono, secondo Lane, miracoli o cose soprannaturali, tutto è spiegabile anche se noi non lo capiamo adesso, probabilmente a un livello più profondo c'è una spiegazione, bisogna solo cercarla. Il massimo ideale personale che si può avere è l'ideale della libertà, dicerei, cioè il tentativo per tutti di diventare una personalità libera, morale e spirituale al massimo grado possibile. Anche la vera educazione non è necessariamente definita dalla conoscenza tanto quanto dalla coltivazione interiore della persona e della spinta mentale ad agire basata e definita e guidata da elevati standard morali. E, insomma, lui parla poi di altre cose. Ecco, la teoria darwiniana? Sì, è effettivamente compatibile con il dono divino della vita, ha detto, ma solo se la vedi come da un punto di vista separato, cioè individuale, invece della verità assoluta. Fa dei discorsi abbastanza complessi, perché poi dice perché in quel caso ignori milioni di diverse specie di creature viventi che abitano in milioni di altri pianeti, anche qui ritorna al discorso dell'abitabilità di altri pianeti. Poi gli parla anche della reincarnazione, del fatto che l'esiste, niente, quello dicevo, niente si perde nell'universo, per cui l'anima esiste sempre, soltanto cambia forma e cambia tempo e luogo. Parla anche del fatto che non esiste, che la distinzione tra bene e male, giusto e sbagliata, non è creata dall'uomo, ma è qualcosa di più profondo che l'uomo deve comprendere. Fa dei discorsi appunto relativi all'etica, alla filosofia, dice che riguardo alla vita in questo ambiente è transitoria, è temporanea, e questo è il motivo per cui è così breve, di bassa qualità, l'individualità morale e spirituale viene qui per vivere un'avventura dolorosa, piena di frustrazione, un'esperienza drammatica di vivere in terre straniere dominata da una costante dolorosa sensazione di assenza della sua vera casa. Ecco, questo che loro chiamano, appunto Liebewirsch, questa sete di assoluto, che è quello che secondo loro muove gli esseri umani alla crescita spirituale, a un assoluto a cui non arriveranno mai finché sono esseri umani, ma a cui tenderanno sempre, a cui bisogna tendere attraverso l'arte, attraverso l'amore, attraverso tutte le espressioni dello spirito. Parlò delle religioni dicendo appunto che le religioni in realtà sono tutte tollerate, c'erano ancora il cristianesimo, c'erano, anche se però erano state completamente svuotate del loro significato dogmatico, delle loro valenze teologiche, nel senso che il cristianesimo era la religione più più diffusa, però il cristianesimo originario, primitivo, quindi avevano preso dal cristianesimo la parte più spirituale, tralasciando tutto l'aspetto dogmatico. Quindi la Chiesa non esiste, esiste il senso del cristianesimo. Dice anche, per esempio, che la maggior parte dei popoli semiti ebraici si sono convertiti al cristianesimo nell'arco di diversi secoli, anche se non tutti. Cioè, c'è stato un momento di forte conversione, c'è stata una convergenza sui valori cristiani, ecco, diciamo così. Pur resistendo ancora templi buddisti, pur resistendo ancora templi di qualunque religione, erano tutte tollerate, non ce n'era una che valeva più dell'altra per loro, erano tutte importanti, per cui c'era una forte tolleranza religiosa. Il Reichstag, appunto, la struttura è fatta dal Reichstag, che è il Commonwealth universale, il Riksdag, che è l'assemblea rappresentativa collettiva, adesso non sto qui a spiegarvi, tanto giusto per darvi un'idea di come non esistono istituzioni politiche, giudiziali, perché non c'è più bisogno,
delle nazioni non è più in mano ai politici o ai tecnocrati come nei secoli passati, ma è guidato da figure di alto livello spirituale, scienziati, musicisti, anche un fioraio può diventare un leader spirituale. Non esiste un potere autoritario nella forma di governo che noi conosciamo, non esistono né delinquenza né comportamenti deviati o criminali, perché le persone hanno interiorizzato talmente tanto il concetto di bene che non c'è bisogno, sanno di dover fare il bene per il bene, non c'è più, forse anche perché sono scomparse le occasioni, le necessità di... Aspettate, mi sa che mi sono perso l'ultima linea. Il controllo sociale è garantire il fatto che ciascun individuo ha fatto propri determinati principi morali. La loro società è fatta per classi, anche se sono classi non come quelle le caste indiane. In alto ci sono i Lorfis, che sono dei funzionari al vertice della leadership intellettuale e spirituale, che abitano a Rosernesdal. Gli Electors o i Lectis, poi anche qui le forme cambiano, funzionari intellettuali e spirituali anche loro, ma sono a un grado più basso dei Lorfis. I Tiltis sono funzionari intellettuali, poi lui li chiama così, ma in realtà poi hanno delle funzioni ben precise. Presteskab, preti, uomini di chiesa. Office partners sono i collaboratori che lavorano, insomma gli impiegati, gli impiegati dello Stato potremmo dire. Poi i parvenus oppure i cives, che sono quelli che hanno scelto di non dedicarsi, che non si dedicano ad altre attività di servizio, sono quelli che hanno tirato i remi in barca e hanno detto: io ho fatto 2 anni, non voglio più niente nella vita. Non vengono discriminati per questa scelta, però non vengono comunque messi in cima alla loro casta, diciamo, al loro ordine sociale. Per loro è importante chi si dedica agli altri, in qualunque forma lo faccia. Chi sceglie di non fare niente è libero di farlo, ma non gode di particolare prestigio. Tolleranza religiosa, templi dedicati alla maggior parte delle religioni sono ovunque, le differenze religiose non sono tenute in nessun conto, dal momento che la radice, hanno capito che la radice di tutte le religioni è una spiritualità pura, e quindi non c'è nessuna differenza, puoi praticare qualunque religione, ma se la pratichi guardando al senso profondo della sua spiritualità, arrivi alla stessa risposta, alla stessa conclusione di tutti gli altri. La comprensione del Nibelwirsch, che è questa illuminazione che Wolke sperimenta e che quasi lo uccide quando ha quel momento di illuminazione nel 3382, in pratica spegne la sede spirituale degli individui, cioè gli individui a un certo punto smettono di cercare Dio, smettono di cercare l'assoluto, perché capiscono di esserne parte, e quindi in qualche modo inizia un cambiamento, cioè non vedono più Dio fuori, ma lo vedono dentro, lo vedono intorno, e che quindi capiscono che il progresso spirituale nasce da dentro, non nasce da fuori, nei riti, nelle dogme, nella teologia. Per caso fa riferimento al Vaticano, dice qualcosa, no, se esiste... Non dice nulla, su nessuna delle chiese. È quel concetto lì che gli permette di superare l'individualismo. Esatto, esattamente, sì. Il sentirsi parte di tutto, in modo interiore e profondo, gli fa superare la divisione. Il Nilberwich dice: non ti ha davvero offerto la conoscenza della grande realtà, lui dice a Stefan, e quello risponde: la conoscenza della sua essenza non solo una cognizione superumana, potrebbe forse capirlo, almeno concepirlo, ma ci ha offerto la conoscenza della sua esistenza in modo diretto, cioè hanno sperimentato questo assoluto invece che contemplarlo e basta, l'hanno sperimentato, quindi quando l'hanno vissuto l'hanno capito, e questo è effettivamente la base di tutte le tendenze mistiche, no? Il mistico che cosa fa? Il mistico non parla di Dio, il mistico vive un'esperienza per cui diventa parte del tutto e della divinità, quindi lo comprende perché ne diventa parte, non lo comprende perché ci specula sopra teologicamente o intellettualmente. Prevale il cristianesimo, questo l'abbiamo detto, gran parte delle popolazioni semitiche si convertono al cristianesimo tra il 22esimo e il 23esimo secolo, vengono rifiutati tutti i dogmatismi e le dispute religiose scaturite da una falsa e parziale interpretazione parziale delle scritture. Gli individui si riuniscono molto spesso insieme e partecipano ai servizi di riti di massa che si tengono molto di frequente. Vado un po' avanti perché cerco di trovarvi le cose interessanti. Ecco, quello che dice Jäger, poi l'altro amico, era appunto che lo scopo della vita dell'uomo dovrebbe essere il costante miglioramento della vita spirituale. Appunto, le persone non capiranno mai gli scopi più grandi della vita, qualunque cosa faccio, se non fanno questo percorso. Sessualità, il matrimonio non esiste,
Era un uomo quello che parlava. Sì. Sì. I più giovani sono fortemente scoraggiati dall'avere incontri sessuali prima di aver concluso il loro servizio. Se lo fanno non succede niente, non vanno in galera, però sono scoraggiati. Devono dedicarsi allo Stato, dopo aver fatto quel servizio possono dedicarsi a quello che vogliono, compreso le relazioni. Una volta divenuti CIVES sono liberi. Lui dice, questa gente paragona al nostro visitatore fine 800, lui lo dice più spesso, dice, sembra molto più ingenua. Questa cosa lui dice continuamente, io sono ingenui, sono dei bambini, perché dice, se venissero nel mio mondo sopravviverebbero molto poco. E lui era svizzero, non ci vuole dire. E lui era svizzero, per cui gli individui non si abbandonano a pratiche sessuali a meno che non esista un forte sentimento. Questo perché hanno dato un valore alla sessualità molto più alto, non come semplice unione di corpi, ma unione di spirito, e quindi antepongono la relazione spirituale a quella fisica. Attendono il lip virtue, appunto, che è una forma di amore puro e totalmente disinteressato, che è un riflesso del summit, è quell'anelare all'assoluto. Il matrimonio, ho detto, si uniscono in matrimonio solo se provano i sentimenti, non sono obbligati a stare insieme, questo l'abbiamo detto. Quando ci si innamora di una persona occorre immediatamente dichiararlo all'altro, non ci deve essere dualismo, non ci deve essere menzogna, non ci deve essere... cioè se ti innamori lo devi dire, perché l'altro deve sapere che tu sei innamorato. Cioè, un meccanismo, una società molto complessa. Non sono obbligati a stare insieme a persone. Eh sì, non c'è il matrimonio, quindi non c'è un vincolo di nessun tipo. Quando le persone finalmente decidono che sono pronti per procreare, inviano una richiesta all'ufficio statistiche dicendo che programmerà. La filosofia della nuova era è una filosofia. È una filosofia che promuove le pratiche meditative che portano appunto alla comprensione del summit e del Nibelwich. Alexis Volkin, abbiamo già parlato, era un medico che ha 70 anni, quindi in età molto avanzata, 10 anni prima di morire, il 6 settembre del 3382, quindi scoprirà un metodo per estendere l'abilità della mente attraverso la meditazione. Questa cosa si estende improvvisamente a tutto il resto del pianeta, non immediatamente, insomma attraverso un processo non però tanto lungo, che cambia sostanzialmente la loro vita. E loro dice, vivono la gioia della natura, la gioia del viaggio, dell'amore, della musica, della gentilezza e dell'amicizia e del brivido di contemplare l'estetica, godono l'inimmaginabile per i nostri tempi, il piacere di lavorare su cui ciò che vogliono veramente, su ciò che desiderano le loro anime. Senza che nessuno le faccia pressioni, in questo modo il loro mondo interiore si arricchisce. Dicono che quando segui le tue inclinazioni, l'avversione al male viene creata automaticamente dietro di te. Quando non segui le tue inclinazioni, e più sali su questa montagna spirituale, più vedi la vita. Se si accetta ciò che dice Stefan, sembra che questo alto livello di superiorità interiore che queste persone hanno raggiunto attraverso la loro squisita civiltà possa persino giustificare l'allegria infantile di cui ho scritto. Dicono che non c'è niente di più semplice e più facile di questa felicità, che la vita ne è piena, la creazione l'ha generosamente diffuso ovunque, nel raggio di sole che emerge dopo la tempesta, nel colore, nell'odore dei fiori, nel candore delle nuvole, nella purezza del pensiero, nel canto degli uccelli. La vita è un dono inestimabile e divino, e ogni aspetto della nostra esistenza trabocca di gioia e grazia non adulterate. Questo è quello che lui capisce guardandoli suonare, stare bene, felici, eccetera, eccetera. E lui dice, solo ora mi rendo conto quanto sia sbagliata la strada che noi abbiamo intrapreso, quanto diversa dalla vera, semplice e diritta strada che porta alla felicità. Le condizioni delle nostre vite nel XX secolo stavano tornando a tormentarmi sotto forma di una negna che riecheggiava nella mia mente. Le attività quotidiane, le faccende che hanno ucciso lo spirito, la routine, che ne ha annerito il nostro umore, la sete egoistica del profitto, la lotta per la supremazia, l'eterna paura di un imminente disastro, nemici, preoccupazioni, privazioni e tutta questa anarchia economica, politica e sociale che ha prevalso, come ci hanno fatto del male, hanno finito per avvelenare costantemente la nostra anima fino a renderla atrofica e gradualmente diventare disabile. E così abbiamo smesso di goderci i tesori del cuore. Ricordo. Sì, sto cercando di andare veloce perché poi ci sono ancora un po' di slide da far vedere. Dopo quell'illuminazione mistica di Alexis Volki a Rosernesdal, questo cambiamento strutturale inizia a verificarsi in altre persone. La cosa interessante è che uno scienziato di nome Jensen aveva predetto 100 anni prima che l'umanità a un certo momento avrebbe modificato non solo il proprio profilo spirituale, ma anche il proprio DNA. Cioè che il cambiamento spirituale delle persone avrebbe influenzato anche, avrebbe prodotto un cambiamento a livello di DNA. Quindi un cambiamento a livello interiore. E l'inizio di questo cambiamento è appunto l'illuminazione di Volki. Non è una chiaroveggenza, una visione profetica,
può essere definita un'illuminazione istantanea che si va ad aggiungere alle altre qualità mentali e spirituali dell'essere umano. Quindi è come se al DNA umano si aggiungesse un'elica in più che gli fa capire qualcosa. L'umanità cambia anche biologicamente a un certo punto. Chiaramente questo dopo secoli di pratiche meditative, di vita dedicata a un cambiamento in senso spirituale. Il Nibelwich appunto è la nuova abilità di Volky, è un miglioramento delle capacità mentali e intellettuali umane. Quelle che un tempo erano considerate esperienze metafisiche, anche la meditazione è un'esperienza metafisica, sono ora parte integrante del pensiero e della conoscenza scientifica di tutta l'umanità. Il Reuschwitz è un Reuschwitz è praticamente la gioia, ma una gioia che deriva dal Nibelwich, ma una gioia talmente grande che lui dice: se non sei pronto ti può anche uccidere. Cioè è un'onda di gioia, un orgasmone di gioia che travolge le persone, e se non puoi, e può portare alla morte se non sei pronto. Gli ho chiesto poi delle differenze tra la nuova e la vecchia conoscenza, se ciò che avevamo nel nostro tempo poteva essere chiamato conoscenza. Cioè, la prima differenza è che ora la conoscenza è diffusa, non è limitata ad alcune persone, ma la conoscenza volchica, quella che lui chiama la percezione volchica, cioè di Volky, di Alexis Volky, è stata diffusa e si sta propagando a tutta l'umanità. L'arrivo del Nibelwich, dice Dina, che mi ha portato alla mente qualcosa di simile a quanto era accaduto in passato per quanto riguarda la consapevolezza del mondo naturale. 2000 anni fa, intorno al 21 secolo, ci fu un boom nelle scienze naturali e nelle loro applicazioni tecniche. Lui sta dicendo: così come noi nell'Ottocento abbiamo a un certo punto avuto quel boom di conoscenze tecnologiche, loro hanno avuto un boom di tipo spirituale. Quindi l'esplosione della tecnologia che abbiamo sperimentato tra il XIX secolo e il XX secolo è pari al boom spirituale che hanno vissuto queste persone nella nuova era. E quando è arrivato il Nibelwich, tutti hanno capito da dove proveniva tutta questa nostalgia e fede in qualcosa di molto più grande e luminoso. Ha spiegato tutta la lotta e i sacrifici di migliaia di persone per scopi che non avevano alcuna utilità pratica per loro. In poche parole, come ho capito io, la fonte di tutte le culture spirituali nella storia della Terra non è altro che la sofferenza metafisica umana, la più profonda amarezza dell'anima umana causata dall'assenza del summit nel nostro mondo. È così che tutti i risultati umani vengono interpretati oggigiorno, come sforzi per superare le barriere della natura fisica e riscattare le persone vere da questo ambiente soffocante. Norfolk era la città che lui visita, un'altra, la super città, che è quella del nord, probabilmente in Scandinavia e Norvegia, è la quarta più grande del mondo, viene fondata nel 2850 e diviene presto il centro della vita culturale prima che venga fondata Rosenesdal. È situata nel nord Europa, nel territorio corrispondente all'attuale Svezia e Norvegia. Nel 3906 ci sono 28 milioni di persone quando lui la visita. La cosa che ti lascia senza parole visitando Norfolk, dice Dinga, sono i massicci quartieri città che, circondati da vasti spazi verdi, si succedono l'uno all'altro. Ognuno di loro è più grande di Roma o Venezia del nostro tempo. Quando ero lì mi sentivo come un pari di Aristotele che improvvisamente si è trovato in una metropoli americana. C'era tuttavia un'armonia, un equilibrio tra l'atmosfera pittoresca e le incredibilmente enormi costruzioni architettoniche che superano l'immaginazione umana, campus universitari, bla bla bla. Non importa quanto mi sforzi, non riuscirò mai ad afferrare il senso di questa vasta metropoli, a coglierne il significato più profondo. E questo perché la mia anima manca di guida e preparazione di intere generazioni. A differenza di loro, la voce dei loro antenati non risuona nelle mie orecchie e il loro spirito non vive in me. Cioè, si accorge di averlo. L'uomo nuovo che nasce dopo Volky, loro lo chiamano Homo occidentalis novus. È l'uomo nuovo che ha un'antenna, la chiamano in più, che gli permette di concepire una dimensione spirituale nuova. Non è proprio un superuomo, ma è un uomo con una qualità in più. Il summit, quello che dicevo prima, è quello che viene definito la grande realtà, l'insieme di tutto ciò che esiste, è la realtà ontologica dal punto di vista filosofico, oggettiva e multidimensionale. Loro la definiscono così: realtà ontologica, oggettiva e multidimensionale, che permea tutto l'universo. La sua essenza non è percepibile attraverso i nostri sensi né attraverso le nostre capacità mentali, quindi l'uomo non ci arriverà mai a capire cos'è il summit, però tenderà sempre verso il summit.
E ora nella nuova era la differenza rispetto a prima è che prima non eravate consapevoli, adesso invece siete consapevoli che esiste. Questa conoscenza ha liberato gli esseri umani dalla ricerca di una salvezza spirituale nelle religioni, nelle ideologie, e li ha spinti verso una visione più elevata e meno meccanicistica dell'esistenza prima e dopo la morte. Ah, su questa... Sì? Siccome sono passati 2000 anni, insomma, e hanno sviluppato una spiritualità così alta, la tecnologia ce l'avevano, l'hanno ancora migliorata. No, l'hanno ridotta. L'hanno ridotta, sì, però voglio dire... Loro rispetto alla nuova era l'hanno ridotta. Che rapporto hanno con la morte? Siccome si dice che in un futuro l'uomo forse prima entrare in contatto con quell'altro livello che adesso è invisibile, loro ci sono? Infatti parlano molto di reincarnazione. Parlano anche del fatto che il caso di Dinak rappresenterebbe proprio il fatto che nel summit, in questa grande realtà, tutto è compreso e quindi tutto è spiegabile all'interno di questo grande summit. Per cui niente si perde nell'universo e che quindi la morte è semplicemente un passaggio tra una dimensione e l'altra, ma non neanche temporale, neanche spaziale, all'interno sempre di questo grande summit che loro chiamano. Non hanno paura della morte, infatti lui lo dice, cioè non hanno nessuna paura. Ma questo contatto, voglio dire, loro... Contatto con cosa? Con questi altri livelli dimensionali. No, loro percepiscono che ci sono altri livelli dimensionali. Più o meno ma non ci arriveranno mai, loro il summit non è raggiungibile. Loro hanno la percezione. No, non è il tutto, altri livelli dimensionali. Sopra so, quello che potrebbe non essere. Non saprei rispondere alla domanda, cioè. Dopo morte, andrebbe... no? O delle entità anche legate al fatto degli extraterrestri, in cui si parla. No, degli extraterrestri parliamo. Di entità extradimensionali, e questo altro livello loro. Allora, se ti riferisci a altre dimensioni tipo paranormali, tra virgolette, non ne parlano. A meno nel diario lui non ne parla. Poi se ce l'aveva non lo so. Dinak non ne parla. Degli extraterrestri invece parliamo tra qualche slide, tanto abbiamo quasi finito. Una frase molto interessante appunto sul summit, lui dice tutto sembra essere collegato al summit, non lo capisco ancora, perché lui non lo capisce ancora, sembra come se fosse il loro Dio ma allo stesso tempo non lo è, sembra essere la fonte di tutto, per loro è la fonte di tutto. L'unica cosa che potrebbe, disse Stefan in tono di profonda fede, è la grande realtà, il summit, ma è inaccessibile qui, quello che dicevo prima, non è raggiungibile. Ma è la fonte allo stesso tempo di tutte le manifestazioni dello spirito e dell'arte. Se parliamo di arte, nel libro poi alla fine, sia nell'edizione greca che in quella di quella inglese, ci sono pagine e pagine di nomi di artisti, musicisti, pittori, architetti. Io ne ho apportati alcuni. Ah, questi sono quelli che ho citato io, giusto per darvi un paragone, nel senso che ognuno di questi è il corrispettivo del nostro, ma chiaramente non è, anche Rudemir era il corrispettivo di Bach, ma questo è perché Dinak era grande appassionato di musica e quando sente la messa di un certo Rudemir si mette a piangere, per lui era la cosa più bella mai scritta dall'essere umano, la messa di Rudemir, che non si sa bene che cosa sia. Questo, se non ricordo male, Waldamel era un... mi sa che non l'ho messi proprio in ordine, però insomma Waldamel era un architetto, Dominique Albani era un filosofo, poi non ricordo, insomma, però ce ne stavano ma moltissimi altri, quindi ho citato soltanto alcuni. Ma lui nel futuro sente suonare Bach e Beethoven, poi sente suonare un paio di, almeno quelli che lui riconosce, un paio di brani di Brahms, la Ninna Nanna e Sorelle, che è un lead tedesco di Brahms. Dice che questi, quando facevano la cerimonia di passaggio dal servizio al Cives, cantavano a un certo punto Sorelle, questo lead tedesco. Se vai su YouTube lo trovi. Cioè, sicuramente sarà la mia cosa. Ecco, lui dice, ricordo i nomi di alcune opere, spero di averle scritte correttamente, le trecce di marmo di Melzam sulla collina di Miavera, il famoso dipinto di Dora Willenbach, To the Old Path, un'altra opera molto citata, Mount the Roses di Svansen, ma i veri dei dell'arte erano due, Larsen e Valmandel, loro equivalenti Omero e Beethoven. Larsen, l'Omero della poesia lirica, con la sua magica lira, creò il capolavoro di creazione poetica di tutte le epoche, che lasciò in questo mondo nell'857 a Scanes, passando nell'immortalità inondato di fame infinita e profondo amore dei suoi simili cittadini. Ma poi parla pure degli altri artisti. E qui passiamo all'argomento che forse interessa di più e poi abbiamo quasi finito praticamente. Visita extraterrestri. Viene da chiedersi, ma nel 40° secolo gli extraterrestri saranno arrivati o non sono arrivati?
Allora, lui ne parla con Stefan, dice l'idea che gli altri mondi erano abitati era palese. E lui dice, ma com'è possibile, si chiese Stefan, che gli uomini credessero, questo dal loro dialogo, si credessero che il loro pianeta fosse un punto dell'universo, era il centro di tutto, che erano scelti dal destino tra miliardi e miliardi di stelle e di altri punti, era così difficile credere che in qualsiasi legge di probabilità ci fossero altri importanti centri di vita intelligente altrove e che la vita organica e la famosa legge di adattamento potessero esistere in un milione di altri mondi più vecchi ma più evoluti, entrambi da una prospettiva biologica ed etica. Dice, ma possibile, non ci avete pensato che effettivamente non potevate essere soli? E lui, questa è proprio una pagina intera del suo diario, dice, le persone di oggi sono anche in grave svantaggio. Con la scomparsa di tutti i rischi, cioè lui dice, non hanno paura di niente, non avendo paura di niente, hanno perso anche la capacità di combattere e affrontare le difficoltà. Oggigiorno è incredibilmente improbabile trovare dei guerrieri. Sono come una specie indifesa sull'orlo dell'estinzione, quindi non è un giudizio negativo. Pertanto, in caso di potenziale pericolo esterno, nessuno saprebbe come reagire. Ma se lo dici a qualcuno, risponderanno che non ci sono più pericoli e vicini più potenti, e tutto ciò è una cosa del passato. Mi hanno spiegato che la distruzione delle civiltà avviene sempre immediatamente dopo improvviso boom culturale, quando le difficoltà hanno ceduto all'arte e alla coltivazione interiore. Questo è il momento in cui gli invasori fanno la loro apparizione e rovinano tutto. E dice, ma la cosa più incredibile che mi è stata raccontata è che non temono nemmeno i loro vicini extraterrestri. Mi hanno detto che sanno tutto dei pianeti vicini e che i pochi che hanno vita su di loro sono abitati da esseri intelligenti e spirituali che mancano dell'istinto di dominio e del concetto di conquista ed espansione. Hanno una visione e un rispetto della vita molto più elevati e sono completamente innocui per gli umani. Avrebbero potuto avere contatti con noi migliaia di anni fa se avessero voluto. Avevano già la tecnologia necessaria per farlo, ma non lo fecero, perché queste creature non volevano alcun contatto e relazione con noi, nemmeno pacifici. Hanno preferito guardarci e studiarci dall'alto, soddisfacendo così la loro sede di ricerca, e era nella loro natura quella la loro mentalità. Le uniche volte in cui tentarono di contattarci fu quando sentirono che l'uomo era in pericolo di estinzione a causa della sua immaturità e della sua incapacità di gestire l'enorme potere della natura che aveva sbloccato. Allora, mi dissero, si sono avvicinati a noi, ci hanno insegnato e sono scomparsi di nuovo. Che poi, per chi si occupa un po' di contattismo e di ufologia, è esattamente il quadro che oggi, attraverso vari casi omicidi e altri casi, è esattamente questo. Una legge di non interferenza, cioè gli extraterrestri non sono mai intervenuti direttamente nell'evoluzione del pianeta, neanche nei momenti più duri, ma lo hanno fatto nel momento in cui c'era un pericolo e un crollo. Jäger, che era il maestro di Northam, a un certo punto è come se sottintendesse che anche la creazione di Rosenlesdal, quel centro di vita culturale e spirituale, e l'illuminazione di Volki potrebbero essere stati influenzati da uno di questi tentativi di far elevare l'umanità a uno step successivo, uno step superiore. La Valle delle Rose, Rosenlesdal, è la città sacra per eccellenza, templi, edifici, lui la visita quasi alla fine del suo periodo in cui sta nel 40° secolo. Templi, edifici dedicati all'arte, alla meditazione, ci sono comunque statue dei personaggi più illustri, ci sono 6 milioni di abitanti. Qui nacque Alexis Volki nel 911, che è il 3303 d.C., che era figlio di Eugene Volki e Inga Keiri. Eugene Volki veniva dall'est, mentre Inga era nordica. Nella Pasqua dell'anno 1086 della nuova era, quindi è intorno ad aprile del 3482, avvenne un evento miracoloso. Il fioraio santo, quello che vi dicevo prima, Kostia Rudolf, è testimone della nascita di una nuova specie di rose dopo 50 anni di sperimentazioni. 50 anni di sperimentazioni. Le sue rose sono di colore blu e brillante, e quando le persone le osservano rimangono colpite dalla loro bellezza. Il primo a prevedere l'evoluzione dell'umanità fu un biologo della valle di nome Janssen, che all'epoca non era tra i migliori del suo campo, ma era il più fortunato dei suoi maestri. Janssen fu il primo che con grande sicurezza annunciò dal suo laboratorio a tutto il mondo che aveva prove che sostenevano che c'erano stati piccoli, ma estremamente significativi cambiamenti anatomici nei neuroni dei più delicati e importanti del cervello umano, i cambiamenti che erano direttamente collegati alla qualità della vita spirituale dei residenti della valle. Quindi lì, in quel paradiso di meditazione, gli uomini, a furia di pratiche meditative, cominciano a modificare anche il proprio corpo a livello neurale, a livello atomico, a livello di DNA. Tutti erano d'accordo sulla loro esistenza,
cioè di questi cambiamenti, ma non erano mai riusciti a dimostrare se quei cambiamenti fossero effettivamente il supporto della qualità della vita spirituale o viceversa, cioè non capivano se effettivamente era una che aveva influenzato l'altro o meno. Alla fine, diciamo, di questa storia, riprendiamo le fila di questa storia d'amore che nel frattempo è andata avanti tra Dinak e Silvia. Dinak sembra riuscito a conquistare Silvia laddove Nortam non era riuscito, anche pur non dicendogli chi fosse, no? Perché lei è ancora convinta che lui fosse Nortam, lo sentiva parlare diversamente, non si ricordava niente di loro, pensava che fosse dovuto all'incidente, però in qualche modo ricostruiscono un rapporto che però viene rovinato da Dinak, perché a un certo punto si trovano in Svizzera, si trovano non lontano da dove lui era nato, lui era voluto fare un viaggio per tornare dove lui, nei luoghi dove era nato, anche se lui arriva lì e trova quello che lui non c'è più. Cioè, a un certo punto c'era soltanto un enorme prato laddove c'era la mia città e tutto quello che io conoscevo. Quindi, però ci torna con Silvia e... Ecco, questo è quello che dicevo, il successo di Nortam nel corteggiare Silvia. Nel 3106 Paul e Silvia volano sulle Alpi e mentre passeggiano si trovano allo stesso luogo del primo incontro tra Paul e Anna, perché allora lui abitava lì, nel XX secolo. In quel preciso momento gli realizza quanto gli è accaduto e comprende che la loro antica promessa si è realizzata, perché in qualche modo lui era convinto che Silvia fosse come lui, era la futura reincarnazione di, la passata incarnazione di Nortam, lei fosse la futura reincarnazione di Anna. Quando glielo dice, lei non è molto contenta di questa cosa qui, soprattutto perché lui in un momento di disattenzione dice a un certo punto, dico Anna, amore mio, e quella dice, Anna chi? E giustamente dice, sono Silvia, lì poi questo rapporto si rompe un pochino e che cosa succede? Che lui racconta a Stefan questo suo errore che ha portato alla rottura della storia con Silvia. Silvia non corrisponde e a un certo punto gli confessa di aver gli dice tutta la verità, gli dice che praticamente lui non era Nortam ma era Dinak. E chiudo con questa slide in cui lui sostanzialmente parla con Stefan e gli dice ho incontrato Stefan e gli ho raccontato tutta la verità sulla mia vecchia storia d'amore con Anna e poi gli ho raccontato dell'incidente di oggi con i girasoli. La sua reazione non assomigliava a quella di Silvia, nessuna sorpresa, nessun orrore, nessuno sguardo terrorizzato, mi ha creduto subito, non ha dubitato di me per un secondo, eccitato dal potere spirituale del grande amore che aveva sconfitto il tempo, mi afferrò le mani e mi sorrise, non aveva trovato nulla di straordinario nella mia storia, nulla che stesse infrangendo, questo perché chiaramente neanche Stefano sapeva che lui era, di lui, della sua vera identità sapevano quattro persone, che erano i due medici che l'avevano operato, davanti a cui si era svegliato, e due electors che erano quelli che seguivano il suo caso e che cercavano di rianimare le memorie. Stefan e Silvia non sapevano, lui confessa tutto a Stefan, lui però non si stupisce, forse l'aveva probabilmente già capito che non era più lui, e lui dice, te l'ho già detto, disse Stefan, la percezione umana del tempo e dello spazio non è infallibile. Potrebbe essere che ciò che la nostra mente concepisce come ieri, oggi e domani, all'interno della grande realtà del summit, e che crede che siano distinti l'uno dall'altro, non sia altro che un presente eterno che non è allineato con la normale concezione umana del tempo. E qua ribadisce il fatto che appunto tutto dentro il summit è possibile, quindi quello che tu mi dici non è una cosa che mi sorprende, può succedere anche se non sappiamo come possa succedere. Lui ritorna al passato, Dinak dopo 360 giorni di coma si risveglia nel letto di ospedale a Zurigo conservando memoria degli eventi vissuti nel futuro. Non sappiamo che cosa succede a Nortam. Noi sappiamo cosa succede a Dinak. Dinak torna qua, poi conosce papà, si spoglie dai diari e poi muore. Ma che è successo a Nortam? Perché la coscienza di Dinak è tornata nel corpo suo. Ma Nortam, che era andato in coma nel 3906, che fine ha fatto? Lui se lo chiede, dice, no, non so, è morto? È ritornata la sua coscienza? Non lo so, non si saprà mai. Così come non si saprà mai dove è finito il diario che lui scrisse nel 3906. E lui nel 24, come dicevo, dona i diari a papà Atzis, che poi li pubblica, lascia Atene a causa della tubercolosi, e torna in Svizzera e probabilmente morirà in Italia durante il viaggio di ritorno. Papà Atzis nel 52, tra il 52 e il 66, finita la guerra, andrà a cercarlo in Svizzera, in Austria, per trovare parenti, amici, qualcuno che lo conoscesse per dargli i diari, ma non troverà nessuno, perché addirittura penserà che lui potrebbe aver cambiato nome. Il fatto che era tedesco e in Grecia i tedeschi non erano ben visti in quel periodo, potrebbe aver cambiato il proprio nome da X in Dinak, e quindi questo sicuramente ha complicato la ricerca di papà Atzis. Non trovando
appunto tracce di Dinak e della sua famiglia, pieni di ari, e poi insomma, il resto ve l'ho raccontato prima, e questa è la storia che vi ho raccontato.